Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Oggi ci occupiamo di un tema importante, io oserei dire quasi fondamentale per il proseguo della medicina in Italia e non solo. Il tema di oggi è la telemedicina e le sue opportunità. 25 novembre 2023, il dottor Bella, che adesso tra un po' andrò a presentare, mi ha invitato a un convegno di telemedicina a Roma. Voi tutti, molti di voi mi conoscono da anni, mi seguono da anni, molti di voi sono stati ospiti nelle nostre trasmissioni a Teleabruzzi, sapete tutti quanto ci occupiamo di sanità e quanto teniamo alla sanità, perché io continuo a ribadire che la sanità italiana ha livelli di eccellenza in tutto il mondo. Dicevo, 25 novembre del 2023, dottor Bella mi invita a moderare un convegno di telemedicina a Roma. Non vi nascondo che in quell'occasione sono rimasto letteralmente folgorato, colpito dalle enormi potenzialità della telemedicina. Ad esempio, fra i tanti ambiti di applicazione, io stesso tanti anni fa purtroppo rimasi vittima di un gravissimo incidente stradale, quindi dovetti, chiaramente voi capite, fare trattamenti intensivi di fisioterapia. Bene, in quella sede ho scoperto che esiste la teleriabilitazione. Quindi voi pensate, immaginate quanto sia comodo per un paziente in quelle condizioni, anziché essere costretto a spostarsi da casa, oppure il riabilitatore, il terapista andare a casa sua, poter lavorare a distanza. Voi provate a immaginare, e lo scopo di questo convegno è proprio questo, di porre l'accento su tutti i vantaggi della telemedicina. Bene, dopo quell'occasione è nato un rapporto di collaborazione fra Teleabruzzi, la TV che io rappresento, e la dottor Bella del Bambin Gesù di Roma. Sono 6 mesi che conduciamo, insieme alla preziosa collaborazione dell'AITIM, Associazione Italiana Telemedicina, una serie di trasmissioni dedicate proprio alla telemedicina, ospitando ogni volta, caro dottore, vari specialisti italiani in vari ambiti applicativi. Penso alla fibrosi cistica, penso alla diabete. Penso a alcune patologie neoplastiche, penso a patologie cardiovascolari. Nell'ultima trasmissione abbiamo trattato anche l'intelligenza artificiale, il professor Mario Bocchicchio, che probabilmente sarà nostro ospite in collegamento più tardi, ci ha spiegato addirittura che grazie all'intelligenza artificiale siamo in grado di predire su un paziente 6 anni prima un tumore al polmone. Quindi voi immaginate quanto possa essere importante sviluppare la telemedicina. Perché siamo qui? Siamo qui, caro dottor Bella, e ne parleremo per tutta la mattinata, per cercare di far capire ai nostri spettatori, alla platea qui presente, ma a tutti, non solo agli abruzzesi, agli italiani, quanto appunto sia importante la telemedicina. Però, come dicevamo, caro dottor Bella, nella trasmissione della scorsa settimana, l'Abruzzo si trova un po' indietro rispetto ad altre regioni d'Italia. Ci sono altre regioni che sono più avanti rispetto a noi con lo sviluppo della telemedicina. E la pandemia da Covid, ecco, qui c'è il magnifico rettore dell'Università d'Annunzio, che ringrazio per aver accettato il mio invito. C'è il dottor Nardi, direttore di senologia dell'ospedale di Pescara. Sono stati, io li ringrazio immensamente, perché a loro, esattamente come a me, sta a cuore la sanità pubblica. Abbiamo vissuto insieme, caro professor Stupia, caro dottor Nardi, c'è il dottor Perazzetti, abbiamo vissuto l'esperienza da Covid, quindi quella pandemia, quella tragica esperienza dovrebbe averci insegnato un po' a tutti, e auspichiamo, dottor Bella, soprattutto alla nostra politica, alla politica italiana, auspichiamo che la politica
abbia finalmente recepito di quanto sia importante investire sulla sanità e investire sulla telemedicina. Ecco, anche di questo ne parlavamo nelle scorse trasmissioni. PNRR ha stanziato 1 miliardo di euro per la telemedicina e per lo sviluppo della medicina territoriale, anche per fare in modo da non intasare i cosiddetti pronto soccorso. No, noi vediamo, siamo pescaresi, siamo abruzzesi, vediamo il problema del pronto soccorso di Pescara. La telemedicina, così come la medicina territoriale, sono strumenti di fondamentale importanza. Bene, quindi nel corso della mattinata ci saranno interventi in presenza e diversi collegamenti online con vari specialisti di varie tematiche sulla telemedicina. Intorno alle 11:15 faremo un break per prenderci, per rilassarci un attimo, anche perché la temperatura qui dentro è eccezionale, ma fuori fa un caldo incredibile. E termineremo intorno alle 13, ci sarà il momento anche per le vostre domande, perché lo scopo di questo discorso, di questa piacevole giornata insieme, da trascorrere insieme, sarà quella di cercare di capire di cosa stiamo parlando. E dottor Bella, sono sicuro che sarà d'accordo con me, il secondo step dopo questa mattinata avremo l'arduo, difficile, improbo compito di sviluppare la telemedicina in Abruzzo. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione, chiamo per un intervento il sindaco di Città Sant'Angelo, il dottor Matteo Perazzetti. Prego Matteo. Prendo qui. Ok, grazie Vincenzo, saluto il magnifico rettore, saluto il dottor Bella, naturalmente saluto tutti gli intervenuti qui. Io da duplice veste, da una parte fisioterapista e figlio di medico che ha lavorato con la telemedicina dal 2006 con il suo studio a Città Sant'Angelo, quindi siamo stati uno di quegli studi come medicina generale più che ha iniziato a lavorare dal 2006, sin dal 2006, proprio per dare questi servizi ai pazienti, e ho potuto appurare e testare quanto esso possa essere fondamentale nella gestione globale del paziente a 360 gradi. L'hai detto bene tu, le terapie, così come nella parte fisioterapica, quindi il mio campo, così come nella parte medica, non terminano soltanto nella situazione di diciamo dare la terapia in quel momento lì, ma a 360 gradi, 24 ore su 24, il paziente deve essere preso in carico, gestito, controllato, monitorato, e bisogna assolutamente vedere quelle che sono l'evoluzione terapeutica e quanto la terapia possa dare efficacia. E poi la fase preventiva, ad esempio immagino la telemedicina sulla parte cardiologica, che riesce ad essere anche preventiva e di gestione di tutte quelle che possono essere problematiche. Adesso parlo invece da politico, di quanto la politica oggi invece debba fare per la sanità, quanto la politica debba investire nella sanità, che è fondamentale. Noi abbiamo un sistema sanitario come preparazione tra i migliori al mondo, e questo naturalmente lo fa solamente la formazione a livello universitario a 360 gradi, perché noi riusciamo ad avere, io ad esempio ho lavorato nell'Università di Pescara e Chieti, e veramente ho avuto un'esperienza unica che mi ha portato poi a dare quel mio contributo a livello di professione e a livello sportivo più che altro, quindi, però è stato veramente utile. Questa cosa in Abruzzo purtroppo la sanità è stata in alcuni casi, dobbiamo fare mea culpa, non presa in considerazione in maniera importante, e oggi vediamo alcune situazioni di arretramento a livello sanitario. Abbiamo delle difficoltà economiche, non le dobbiamo nascondere, ma le dobbiamo affrontare, e sicuramente quelle che sono le nuove tecnologie e quelle che sono le nuove frontiere di gestione del paziente devono essere la stella polare che ci deve guidare. Quindi sicuramente la parte politica, perlomeno per Città Sant'Angelo, devo essere sincero, siamo abbastanza avanzati in questo, perché tra il 118, i centri medici e soprattutto la gestione Covid, che per noi è stata una fase di menzione a livello nazionale, siamo abbastanza ferrati, quello, un comparto medico importante che ha saputo dare. Quindi sicuramente la politica dovrà fare di più, e la telemedicina potrà essere il futuro, anche e soprattutto per evitare gli accessi in ospedale, che sono quelli più costosi per il discorso della spesa sanitaria. Grazie al sindaco.
di Città Sant'Angelo, dottor Matteo Perazzetti. Non l'ho fatto prima, mea culpa, lo faccio adesso, visto che ho nominato Teleabruzzi. Da solo io non andrei da nessuna parte, da soli non si va mai da nessuna parte. È fondamentale il lavoro d'équipe, insieme si va avanti e si lavora meglio. Da soli, ribadisco, non si va da nessuna parte. Ringrazio quindi Damaso Dell'Elce, che è dietro le telecamere, e Guido Scurti, il nostro bravissimo, io lo dico sempre in trasmissione, il nostro bravissimo social media. Quindi grazie a loro, perché questo evento sta andando in diretta sui nostri canali social, pagina Facebook e canali YouTube di Teleabruzzi. Vi invito, colgo l'occasione per l'ennesima volta, a iscrivervi sul nostro canale YouTube in modo da potervi rivedere tutte le trasmissioni della telemedicina e non solo. Laurea in medicina e chirurgia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, seconda laurea in economia sanitaria presso la Unidav di Chieti, caro professor Stupia. Il nostro caro dottor Bella ama l'Abruzzo, ha un rapporto privilegiato con l'Abruzzo e come ha detto nella nostra trasmissione, vorrebbe, proprio perché ama l'Abruzzo e ha un rapporto privilegiato con questa terra meravigliosa, vorrebbe tanto che la telemedicina prendesse piede anche qui. È dirigente medico presso l'ospedale pediatrico Bambin Gesù, da 20 anni si occupa non solo di fibrosi cistica ma anche di telemedicina, ha fatto anche un master in telemedicina ed è presidente dell'ITIM, Associazione Italiana Telemedicina. Signori, il dottor Bella. Ecco, ne ha dette troppe, grazie, però insomma, allora, sì, a me la telemedicina è stata una scommessa che ho iniziato nel 2001, proprio prendendo il master a Pisa di telemedicina, e ho percepito quanto potesse essere utile. Nel 2001 sembrava una cosa nuova, perché insomma nessuno ne conosceva molto, e io ho cominciato a lavorarci sopra col telemonitoraggio dei pazienti con fibrosi cistica e faccio un salto direttamente al 2023 col Covid, dove diciamo così la telemedicina esplode perché è stata molto utile. Se noi poi andiamo a vedere in realtà la telemedicina quando nasce questa cosa nuova, il primo lavoro scientifico che si trova negli archivi francesi è del 1903. Quindi nel 1903 viene trasmesso un elettrocardiogramma a distanza di un chilometro e mezzo. Quindi figuratevi voi quanto la cosa sia giovane e che ovviamente nessuno l'ha mai considerata. Qui arriva il discorso dell'ITIM. L'ITIM è l'Associazione Italiana di Telemedicina e Informatica Medica ed è composta da tutti coloro che ruotano in telemedicina, quindi non è solo il medico ovviamente, è il medico, l'informatico, l'ingegnere, l'avvocato, il fisioterapista, le professioni sanitarie in genere, tanta gente. E l'ITIM nasce con uno scopo, nel 2000 a Milano, l'ITIM nasce con lo scopo di divulgare la telemedicina, che già nel 2000 era ancora, appunto, come ho detto prima, una cosa abbastanza non conosciuta. E viene stabilito in sede di fondazione dell'associazione che avremmo fatto un congresso nazionale in ogni regione d'Italia, proprio per tentare di divulgare. E questo è stato fatto, e l'anno scorso abbiamo finito tutte le regioni italiane. L'anno scorso, 2023, siamo ripartiti col congresso a Roma, dove diceva Vincenzo Cilli, è stato invitato. Quest'anno il congresso sarà in Calabria, l'anno prossimo lo faremo al nord e riniziamo. Ho voluto aggiungere un tentativo, questi eventi che sono un po' più mirati, diciamo, al posto singolo. Lui dice che sono legato all'Abruzzo, è vero, perché mia moglie è di Pescara, quindi certo sono, e mi farebbe molto piacere poter fare
in Abruzzo quello che sono riuscito a ottenere in Calabria. In Calabria, vuoi per il territorio che è particolarmente non agevole, perché viaggiare in Calabria non è facile, in Calabria in questo momento, parlando di fibrologistica, ci sono una cinquantina di pazienti in telemedicina con la centrale operativa alla Lamezia Terme. E questa è stata per me una soddisfazione veramente importante. Vediamo se riusciamo a farlo pure in Abruzzo, che ne avrebbe bisogno, che anche qui il territorio non è, calcolando che il centro di logistica qui è ad Atri, quindi non è proprio raggiungibile in modo straordinario. Qui vicino? Sì, lo so dove è. Ecco, io smetto. Ok. Bene. Prima di dare la parola al primo collegamento che abbiamo con Matteo Botteghi, io darei la parola al magnifico rettore della Università Gabriele D'Annunzio di Chieti e ordinario di genetica molecolare. È stato, per quei pochissimi che non lo sanno, caro professor Stupia, ti sei occupato di comunicazione in questo periodo difficile che è stata la pandemia da Covid. È stato questo signore qui quello che ha isolato la variante Omicron in Abruzzo ed è uno di quei medici che io adoro perché ha dedicato la sua vita per la salute del prossimo. E se mi consentite, senza essere banale, io sono molto pratico. Persone come il dottor Bettore sono nel mio cuore e infatti non è un caso che li invito spesso in trasmissione, anche perché sono veramente bravi. Oltretutto hanno un ottimo rapporto con la comunicazione. E come diceva e come ricordava il sindaco di Città Sant'Angelo, la sanità italiana ha livelli di eccellenza e noi non abbiamo assolutamente nulla da invidiare agli altri paesi. Prego, professore. Grazie per la presentazione esageratamente gentile che adesso mi causa un'ansia di prestazione straordinaria. In realtà è un mio piacere essere qui, rappresentare tutto il nostro Ateneo e inserirmi in un discorso a cui io tengo moltissimo, perché è vero, proprio il Covid ci ha fatto capire a un certo momento che il vecchio modo di gestire la sanità non andava più. Faccio un esempio veramente banale, una cosa stupida per far capire. I primi tempi, quando incominciavano ad arrivare centinaia di provette, ogni provetta arrivava con un pezzo di carta scritto a penna in modo frettoloso col nome del paziente, non sempre leggibile, con delle indicazioni. Noi dovevamo inserire a mano questi dati nel nostro gestionale. Pian piano la Regione Abruzzo ha sviluppato un sistema informatico che faceva sì che in realtà l'operatore sanitario da una parte caricasse direttamente i dati e che noi ce li ritrovassimo e dovessimo soltanto caricare il referto del tampone. In questo modo praticamente si veniva a saltare tutto un passaggio che faceva allungare i tempi e ci permetteva di lavorare con quella che si chiama in termini analitici l'high throughput, l'alta processività, cioè riuscire a analizzare. Noi abbiamo fatto fino a 3.000 campioni al giorno, che detto così non so che impressione fa. Io ricordo che ero convinto che ci avrebbero ricoverato in psichiatria, perché 3.000 e passa campioni al giorno da analizzare sono una cosa devastante. Allora, la sanità sta cambiando e c'è una cosa su cui noi tutti, e quindi intendo l'università, i medici, l'informazione, deve lavorare assieme. Noi dobbiamo rispiegare alle persone che la sanità è cambiata, in particolare in questa regione. Se continuiamo a pensare che tutela della salute voglia dire avere un ospedale per ogni comune, non andiamo da nessuna parte. Questo è il primo punto che va detto, perché sono spese enormi e la sanità sociale, un servizio sanitario nazionale pubblico, deve fare i conti con il rapporto costo-beneficio. Se a un certo punto i costi sono eccessivi, questo rapporto saltano i benefici. Voi sapete che già si parla, come se fosse una cosa indolore, del passaggio a una modalità mista, in cui si dice, vabbè, in parte te lo garantiamo noi, in parte tu ti fai delle piccole pensioni, assicurazioni, che ti coprono delle spese. Attenzione, perché il primo passaggio verso un modello che ovviamente è un modello discriminatorio rispetto a chi ha la possibilità di farsi queste assicurazioni integrative e chi no. Il paradosso è che questo modello viene proposto in un sistema in cui noi paghiamo le tasse proprio per avere servizi sanitari, servizi sociali, eccetera. Allora,
Questa situazione, il sistema sanitario rischia di schiantarsi dietro una serie di problemi. Uno è l'aumento ormai incontrollabile delle malattie croniche non trasmissibili, quindi del diabete, le malattie cardiovascolari, l'obesità, il cancro. Se noi pensiamo che tutti questi pazienti possano essere seguiti come abbiamo fatto fino adesso, cioè costringendoli a spostarsi da un reparto all'altro, perché ormai sono tutte analisi multidisciplinari, quindi il paziente che continua a viaggiare, che deve prendere degli appuntamenti, che magari dobbiamo ricoverare per delle analisi, quindi con dei costi, allora se pensiamo di far così il sistema crolla nel giro di 10 anni, non è pensabile. Dobbiamo sfruttare, come è successo nel Covid, delle tecnologie. La telemedicina è una di queste. Io non sono un grande esperto, per cui poi lascio la parola agli esperti, però dico che ad esempio nel mio campo, la genetica, dove noi non nei fatti visitiamo il paziente, la consulenza genetica è un atto puramente colloquiale, abbiamo già iniziato tempo a dire ai pazienti che se vogliono possono tranquillamente rimanere a casa e con una connessione noi facciamo il colloquio, perché quello che ci interessa è poter avere l'interazione. Ma questo può essere declinato in vari modi. Noi per esempio, si parlava prima della senologia, noi abbiamo storicamente, siamo stati tra i primi laboratori italiani che hanno svolto i test per il carcinoma mammario ereditario, e i pazienti vanno prima a fare una consulenza medica, poi vengono inviati da noi per una consulenza genetica, e io sto incominciando a dire perché ci colleghiamo da remoto alla consulenza medica, partecipiamo da remoto, chiediamo al paziente le informazioni, a quel punto non deve venire da noi per fare il prelievo, che tra l'altro non è un prelievo di sangue, è un prelievo di saliva, lo può fare direttamente lì e poi ci viene mandato il campione, il paziente la smette di girare come una trottola. Allora, se noi incominciamo a far capire che la centralizzazione dei servizi e la capacità di lavorare in remoto e a distanza sono l'unica salvezza, allora forse da qualche parte andiamo, ma bisogna lavorare sulle coscienze, perché non è più possibile che in questa regione la politica sia condizionata, perché sotto elezioni tutti ci dicono, quando solleviamo il problema dell'eccesso di ospedali, no, ma adesso che sto sotto elezioni non mi puoi dire che devo chiudere l'ospedale perché perdo i voti. Allora, adesso le elezioni ci sono state tutte, sono finite, vero, non ce ne stanno più, grazie a Dio, ci sono state, è il momento di dire, bene, non ci sono più le elezioni, iniziate ad avere il coraggio di fare non scelte impopolari, ma di spiegare la scelta e renderla popolare, cioè di far capire a una persona che se alla fine si lascia che si sviluppi l'assistenza sul territorio, che si sviluppi la telemedicina, noi li curiamo meglio piuttosto che avere un ospedale a 100 metri in cui poi arriva, si perde un'ora prima che venga guardato per poi dire trasferitelo a Chieti o trasferito a Pescara, perché qua non possiamo fare niente. Perché quella è la verità: quando c'è un ospedale per quartiere, 90% delle volte serve solo a fare un primo passaggio di Via Crucis per poi andare a un secondo stadio. Quindi io sono contentissimo che oggi si parli di questa tematica. L'università si sta impegnando molto, non solo per formare una nuova classe medica realmente professionalizzata, ma anche per divulgare questi concetti, che la sanità è un concetto diverso da prima, la sanità va cambiata, va vista in maniera più dinamica, in maniera più smart, come sul dirsi, e che se non ci mettiamo i tempi il nostro servizio sanitario ha poca vita, e immaginate che catastrofe sarebbe. Vi ringrazio. Bene, io ringrazio il professor Stupia, perché a proposito di comunicazione, nelle sue parole c'è la perfetta sintesi della assoluta utilità della telemedicina. Grazie, grazie professore, mi auguro con te, vista le tue enormi capacità e la tua passione per la sanità, di continuare, perché come dicevo prima, questo rapporto di collaborazione. Perché come dicevo prima, questo dal mio punto di vista e dal punto di vista anche del presidente di ITIM, dottor Sergio Bella, deve essere soltanto il primo tassello, ma la cosa fondamentale nell'interesse della salute dei cittadini abruzzesi e non solo, deve essere quella di sviluppare la telemedicina in tutto l'Abruzzo. Giusto, dottor Bella? Bene, se Guido Scurti è d'accordo, io direi, perché abbiamo veramente tantissimi interventi, sperando che la connessione sia buona, perché in questi casi bisogna, io dico sempre scherzando, non si fa il segno della croce, perché quando ci si collega online, lo abbiamo visto anche nelle varie trasmissioni, vero dottor Della Sciucca, cioè, c'è sempre qualcuno che non ha
una connessione perfetta, auspicando che i nostri relatori invece dalle varie città d'Italia abbiano una buona connessione. Partirei con il primo, presento il Matteo Botteghi, che ci parlerà della sanità digitale come opportunità per una diagnostica sostenibile, telemonitoraggio e telepatologia. Prego. Buongiorno, mi sentite? Voi? Sì, sì. Mi perfetto. Allora, guarda, io condivido, intanto che condivido il mio schermo e vi chiedo poi conferma. Ecco, eccoci qua, dovreste vedere la mia presentazione. Ok. Matteo. Sì, avete la mia presentazione a schermo? Eccola, sì, prego. Sì, perfetto. Allora, io sono fisico medico di formazione a Bologna, ho poi approfondito il mio percorso con un dottorato di ricerca in patologia clinica e molecolare all'Università Politecnica delle Marche. Sono nel consiglio di amministrazione di AITIM e ho un grande piacere di partecipare a questo evento anche io per i miei legami con l'Abruzzo, con l'Università di Chieti e Pescara, con cui abbiamo collaborazioni in corso su diversi progetti anche internazionali, in particolare con il CAST di Chieti e con cui già dai tempi del Covid abbiamo condotto delle sperimentazioni e adesso stiamo appunto portando avanti dei percorsi di formazione e ricerca di cui appunto sono così molto contento di testimoniare in questa sede. Il tema che volevo affrontare oggi riguarda proprio... gentilmente alzare la voce, grazie. Sì, allora io sono vicino al microfono, mi sentite? Sì, il problema è che qui fuori c'è un frastuono notevole, ecco perché. Ok, grazie. Allora mi tengo il microfono vicino. Ecco, come dicevo, io tocco questo tema perché anche questo ha una relazione forte, come vedremo, con l'Abruzzo, con una sperimentazione importante fatta in Abruzzo e come unica regione. Allora, io da quando... diciamo da quando mi sono laureato di fatto ho tenuto un focus su quelli che sono i wearable device, cioè quei device medicali indossabili, cioè con caratteristiche di vestibilità di applicazione al corpo umano finalizzati al rilevamento dei parametri biovitali, che possono essere frequenza cardiaca, respirazione, temperatura e altro. Allora, ci sono tantissimi in questo momento, tantissimi device che si diciamo, qualificano come indossabili, poi come vedremo non tutti sono device medicali, però c'è un problema generale che è quello, anzitutto in un comparativo, noi vediamo che ci sono cose più economiche, meno economiche, più usabili, meno usabili, con appunto tante possibilità, ma ci concentreremo su quello che sono le smart t-shirt, l'ultima riga di questo schema. Allora, il problema, e questo è un problema forte da quando io me ne occupo, è proprio la vestibilità, cioè la comodità di utilizzo, l'aderenza al corpo e poi la sensoristica. Io devo dire che, per quanto parliamo di oltre 20 anni di esperienza, nel mio caso, possiamo dire che un wearable device indossabile, una t-shirt, funzioni veramente solo da pochi anni, perché mancava proprio il contesto tecnologico abilitante perché questo tipo di device potesse andare a segno. Allora, è stato sviluppato con un produttore, con una company industriale, quindi come partner industriale, è stata sviluppata un polimero stampabile e questa è la grande differenza, questa è la tecnologia abilitante, appunto, il fatto di non avere più sensoristica metallica imbustata nella maglietta in qualche modo, con tutti i problemi di posizionamento e di tenuta che portano al sensore metallico, ma abbiamo finalmente dei sensori tessili, quindi un polimero che viene stampato su una base, una sfascia di bioceramica, una sorta di
plastica naturale, la conducibilità di questo polimero è elevatissima perché riesce a rilevare passivamente dei segnali inferiori al microvolt, quindi parliamo all'ordine delle centinaia di nanovolt. Grazie a questo si è capito subito che avremmo potuto ottenere un ECG, un tracciato ECG praticamente perfetto ad una derivazione su questa maglietta. Quindi da qui si è andati avanti producendo un capo che non fa solamente l'elemento dell'ECG, ma contemporaneamente preleva gli arti respiratori, la profondità respiratoria e la temperatura corporea e appunto altri parametri sia direttamente rilevati che calcolati in tempo reale dalla sua centralina, diciamo, che adesso vi farò vedere. Allora, è nato subito un lavoro di lungo termine con Croce Rossa Italiana per adottare questo device appunto nell'ambito del monitoraggio dei soggetti sensibili. Questa maglietta è stata indossata da oltre 6.000 volontari di Croce Rossa, andando a costituire un enorme dataset di informazione proprio sulla parte ECG. E i parametri attualmente gestibili sono proprio l'analisi del respiro, sia in termini di frequenza respiratoria che di profondità, e come sapete la pletismografia è una grande sfida tecnologica, lo è sempre stato. Un tracciato ECG di alto livello diagnostico, la frequenza cardiaca, con l'aggiunta di sensori cinematici è anche possibile monitorare il movimento e gli eventi di caduta, la temperatura corporea e alcuni dati ambientali. Poi a bordo della maglietta vengono elaborati in tempo reale quelli che sono lo stress factor e la heart rate variability, cioè due parametri estremamente interessanti dal punto di vista clinico, tant'è che si sono fatte numerosissime sperimentazioni con medicina dello sport, fisiatria, scienze motorie, anche in ambito professionale, perché immaginate il monitoraggio di operatori, di lavoratori sotto stress e nel, per esempio, i lavoratori sospesi che vanno sui tralicci, insomma, quindi poter intercettare in tempo reale una condizione di rischio, di affaticamento, di stress eccessivo, poter intervenire triggerando degli allarmi, e tutto questo lo si può fare appunto tramite queste tecnologie, è di sostanziale importanza nella qualità, sia nella appunto gestione della salute e anche del cronico, sia negli ambienti di lavoro. Croce Rossa cosa ha fatto? Proprio attivato con il Covid, che è vero, è stato un motore, è stata anche l'opportunità per provare queste nuove soluzioni, ha attivato una sperimentazione con la regione Abruzzo, in cui sono stati monitorati i pazienti long Covid, quindi questi pazienti tendenzialmente anziani, dimessi dall'ospedale con ancora una sintomatologia Covid, e è stato fatto un monitoraggio di lungo termine per diversi mesi. La sperimentazione ha dato risultati preliminari estremamente interessanti. E c'è da notare una cosa a proposito dei livelli assistenziali e di quanto sia utile questo approccio, che una volta finita la sperimentazione, quindi andavano restituite queste magliette, i soggetti spesso chiedevano di poter acquistare il device per continuare ad essere monitorati, perché sentivano il beneficio anche psicologico di una assistenza da remoto. Quindi per nulla evanescente questo tipo di rapporto, perché dava proprio il conforto al soggetto di avere un'assistenza diversamente difficile da ottenere. La catena tecnologica a bordo dell'oggetto è schematizzata appunto in una t-shirt che addirittura è un top in questo momento, perché la parte sensorizzata è quella fascia che c'è a livello del petto, e una centralina, quella che vedete in basso a sinistra, che ha la grandezza di una moneta di 2 euro, che viene clippata appunto sulla fascia, e il segnale viene registrato, digitalizzato e preelaborato in questa centralina, poi trasmesso a uno smartphone o direttamente alla rete mobile, perché si sta sviluppando il modem 4G per l'interconnessione alla rete mobile, e poi c'è una piattaforma cloud che fa la raccolta e la rielaborazione di questi dati per presentarli appunto agli utenti, agli operatori. E Croce Rossa ha messo in piedi proprio una centrale operativa in cui c'è questa tecnologia, c'è il centro di controllo. Allora, che differenza c'è fra uno smartwatch qualunque e un medical device? Il medical device deve essere certificato da diversi punti di vista, deve avere la CE, la CE-IVD, deve avere certificazioni specifiche per la classificazione come medical device, quindi la safety
e l'efficacia di un percorso molto lungo, impegnativo e costoso, che in questo caso è stato fatto sia in Europa che negli Stati Uniti, perché c'è una collaborazione forte nello sviluppo con la zona europea. Ci sono dei brevetti a copertura appunto del polimero e dell'indumento, un gruppo di lavoro di cui qui si evidenzia non solamente i capigruppo, ma molto ampio, che passa da Università di Bologna alla John Hopkins, alle componenti industriali, a ricerche appunto fatte da un dottorato, in questi casi un dottorando che ci si è dedicato. E dove si vuole andare? Come sempre, il passaggio importante in questa fase è l'accesso alle capacità elaborative dell'intelligenza artificiale, e anche qui si può parlare sia di interpretazione del dato a livello, diciamo, diagnostico in tempo reale, ma quando è sufficientemente istruito e potente questo algoritmo, l'intelligenza artificiale può fare non solo la early detection, ma eventualmente anche la previsione di patologia, ossia andare a intercettare quei fattori veramente preliminari che ancora non consentono classicamente di fare una diagnosi, andarli a interpretare per una previsione di patologia come quella che veniva citata prima nel caso del tumore al polmone. Questo potrebbe riguardare tutte quelle patologie che a volte si vedono negli sportivi, negli agonisti e in altre classi di soggetti che hanno una manifestazione severa, a volte anche letale. Pensiamo alle patologie elettriche, no? La parte cardiologica. Allora, tutto questo è una tecnologia, è abilitante, e per una migliore sanità lo è dal punto di vista della continuità assistenziale, questo l'abbiamo detto, ma lo è anche come proprio risultati. Allora, in chiusura io vi mostro questo paper appena pubblicato, è uno studio fatto su pazienti con sindrome di Rett, che è una patologia molto grave genetica che affligge le bambine, il sesso femminile si manifesta nei primi anni di vita, comporta un quadro sindromico estremamente complesso con problemi neurologici, cardiologici, respiratori, al punto che è difficilissimo fare rilevamenti su questi soggetti. Il primo studio estensivo fatto con UCare, con questa t-shirt sensorizzata, ha permesso di chiarire fattori finora inestricabili in merito allo stato di salute, alla condizione respiratoria, al sonno di queste bambine, ma addirittura analizzando le componenti di stress, qual è la relazione tra le bambine e i loro caregivers, in quali condizioni si manifesta di più lo stress, nelle une e negli altri. E tutto questo è realmente, lo studio è disponibile, è accessibile in open access. È venuto fuori una cosa abbastanza monumentale perché tocca tante cose, però si capisce bene al di là dei contenuti come l'introduzione di queste tecnologie innovative consenta di salire ad un nuovo livello sia nella clinica che nella ricerca scientifica nell'ambito medicale. Grazie mille. Matteo. Grazie a lei, il suo intervento è stato assolutamente illuminante. Poi dicevamo con il dottor Bella, abbiamo scoperto che anche lei ha un rapporto privilegiato con l'Abruzzo, quindi evidentemente quello che ho detto io all'inizio non risponde a verità. Grazie Matteo. Grazie a voi davvero, è un piacere. Bene, nell'attesa che i tecnici possono ripristinare l'audio anche per i video che ci sono stati mandati da alcuni nostri ospiti, consentitemi di salutare, vedo diversi amici in sala, consentitemi di salutare un uomo che nell'ultima legislatura, nel comune dove io abito, a Città Sant'Angelo, ha speso, dottore, forse 20 ore al giorno, bastano? Uomini così, la politica italiana, ma non solo, soprattutto la sanità italiana, ne avrebbero veramente bisogno. Saluto con affetto il dottor Maurizio Valloreo. Grazie Maurizio, grazie per essere con noi. Avete attivato i servizi del 118 permanenti, avete riattivato i servizi nel distretto sanitario, insomma,
complimenti, complimenti di cuore, così come saluto con affetto e con grande simpatia al dottor Marco Donatelli, che di telemedicina se ne è occupato già. Gli faccio poi un complimento particolare perché, come alcuni di voi sapranno, io sono stato anche testimonial della bellissima iniziativa che qual è il torneo delle professioni, no? Tutte, molti ordini professionali pescheresi si sono messi insieme attivando questo torneo di calcio, devolvendo gli incassi ad associazioni, penso all'Ucraina, penso alla mensa di San Francesco. Io però continuo sportivamente a chiedermi come ha fatto la squadra dei medici a vincere il torneo, perché quella degli avvocati è fortissima, evidentemente avevate preso un Cristiano Ronaldo. la battuta mi sarà consentita. Complimenti di cuore, comunque, tornando a essere seri, al dottor Donatelli, perché anche lui sta lavorando molto con la telemedicina e, come diceva, buongiorno alla questore di Pescara, grazie signor. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito nonostante gli impegni lavorativi di questo momento. Comunque grazie di cuore per aver accettato il nostro invito. Dicevo, come ricordava il dottor Bella in una delle trasmissioni sulla telemedicina, auspicava una sinergia, un rapporto di collaborazione. Lui in una sede, una serata in particolare, mi corregga se sbaglio, dottor Bella, auspico: se io mi occupo di telemedicina e il mio vicino, il mio collega, magari lo fa e non ci mettiamo in rete, non andiamo da nessuna parte, vero dottor Bella? È d'accordo, immagino, il dottor Donatelli. Allora, detto questo, credo che la regia abbia risolto i problemi di audio, quindi dovremmo riuscire a mandare gli interventi di alcuni nostri ospiti in questa serie di trasmissioni su Teleabruzzi dedicate alla telemedicina. Prego Guido Scurti di mandare i due interventi, grazie. Buongiorno, sono la dottoressa Anita Riganti, sono neonatologa a Casa Sollievo della Sofferenza e sono un membro del direttivo AITIM. Colgo l'occasione per salutarvi, augurarvi ottimi lavori congressuali. La telemedicina è un'enorme opportunità in termini di qualità di cure e di equità. Ecco perché un particolare saluto al presidente Sergio Bella e al dottor Vincenzo Cilli, che in una loro bellissima idea hanno dato origine a un appuntamento periodico su Teleabruzzi che fa informazione e diffonde la cultura della telemedicina. Augurando ancora a tutti voi buoni lavori, vi saluto. Buongiorno a tutti, sono Michele Rotella, presidente di Lega Italiana Fibrosicistica Calabria. Da anni assistiamo, difendiamo, supportiamo i nostri amici affetti dalla patologia. Mille difficoltà, chiaramente. Volevo salutare il nostro amico dottor Vincenzo Cilli, che con le sue trasmissioni televisive diffonde la conoscenza della patologia e soprattutto diffonde la conoscenza della telemedicina, che sarà sempre più la nuova assistenza sanitaria per i nostri ragazzi. Non farli andare spesso, come fino adesso succede, negli ospedali significa salvaguardarli dai mille problemi che si possono presentare in quegli ambienti virulenti. Un caro saluto al dottor Sergio Bella, presidente di AITIM. Parlare di fibrosicistica, di telemedicina, non si può non parlare di Sergio Bella, che è un precursore, uno studioso della telemedicina. Noi, grazie al dottor Sergio Bella, da 4 anni in Calabria abbiamo attivato questo servizio di assistenza sanitaria ai nostri pazienti. E insieme ai nostri bravissimi medici del centro di riferimento di Lamezia Terme, ben 40 pazienti sono stati selezionati e collegati online a questo centro di riferimento.
loro non vanno quasi più al centro, trasmettono i dati necessari richiesti dai medici con un semplice apparato fornito dall'ASP e ricevendo prontamente le risposte dei medici specialisti. Invito pertanto gli amici abruzzesi di accelerare o sbrigarsi ad adottare per fornire ai pazienti e amici abruzzesi affetti dalla patologia questo servizio che è sempre più indispensabile. Saluti a tutti, grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie alla dottoressa Riganti, al dottor Michele Rotella, presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica Calabria. Qui con noi abbiamo il piacere e l'onore di avere il presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica Abruzzo. Presidente, buongiorno. Io darei, se Guido è d'accordo, in collegamento c'è il professor Francesco Sicurello, presidente. È collegato, sì, presidente onorario dell'AITIM, Associazione Italiana di Telemedicina, che ci parlerà degli sviluppi della telemedicina negli ultimi 20 anni. Presidente Sicurello, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, mi sentite? Mi sentite? Sì. Buongiorno, mi spiace non essere lì tra voi, avevo programmato di venire lì. Scusate, avevo programmato di venire lì, ma per impegni familiari invece ho dovuto rinunciare, però non volevo mancare a questa importante convegno regionale. Da quello che ho potuto sentire fin dall'inizio, speriamo che questi momenti regionali possano segnare ancora uno stimolo, un impulso allo sviluppo di questa disciplina, di queste tecnologie in ambito regionale, visto che le regioni sono preposte alla gestione della sanità. Sì, volevo dire che, come ricordava il presidente Sergio Bella, in effetti l'impulso della telemedicina noi l'abbiamo avuto al di là del Covid, prima ovviamente, 30 anni fa, con lo sviluppo della parola tele, cioè delle telecomunicazioni. Non tanto le telecomunicazioni di 100 anni fa, importantissime, quelle sono state veramente elementi di precursori, no? L'invenzione di Guglielmo Marconi, la possibilità di fare telemetrie, però lo sviluppo della telemedicina la dobbiamo allo sviluppo delle reti che internet. Quindi negli ultimi 30 anni, assieme ad internet, abbiamo avuto anche lo sviluppo dei siti dove poi queste informazioni possono essere deportati e viste queste informazioni, segnali, immagini, dati, ecografie, dagli esperti per una seconda opinione oppure da chi deve referire. Questo è un po' diciamo l'elemento che fa fare un salto di qualità alla telemedicina, perché noi abbiamo sempre avuto telemetrie sia negli sviluppi della conquista dello spazio, ma anche precedentemente. Io voglio ricordare per tutti, glorioso, sempre gestito, diretto all'inizio da Guglielmo Marconi, che è stato anche presidente del CNR, e del CIRME, il Centro Internazionale Radiomedica, che ancora esiste e ha sede a Roma. Diciamo che il problema è qual è? È quello che si pone oggi anche l'intelligenza artificiale. Il dato che arriva, l'immagine che arriva, il segnale che arriva dal paziente, dal punto periferico, è quello giusto? E
se io non vedo l'immagine, se io non vedo il segnale, non posso esprimere una corretta diagnosi. Se mi viene raccontata questa, questo dolore, se mi viene raccontato questo sintomo, se non mi viene evidenziato con dei dati certi, che possono essere ovviamente, possono portare a, a delle false diagnosi. Questo, ci sono tanti aneddoti, tante, tante esperienze dove poi, la posizione sbagliata per la correttezza del dato è stata emessa una diagnosi o un consulto non corretto. Negli ultimi anni, con lo sviluppo delle trasmissioni sempre perfezionate, sempre migliori, e con lo sviluppo di quello che possiamo chiamare, perché questa combinazione, questa convergenza dobbiamo considerare nella telemedicina. Da un lato l'informatica, gli archivi, i database, dall'altro lato le reti di comunicazione, quindi le trasmissioni, e dall'altro, ne citava prima il dottor Botteghi, la strumentazione. La medicina ha sempre avuto strumentazioni per aiutare e prolungare un po' la vista, l'udito, l'idea del medico. Non c'è più il medico che immagina cosa ha un paziente, ma abbiamo, ne parlava prima anche il rettore, poi nel campo genomico questi passaggi sono... Cioè abbiamo l'evidenza, dobbiamo avere l'evidenza. Qual è il valore del diabete? Non possiamo assaggiare l'urina per vedere, sentire che è dolce, ma dobbiamo capire qual è il valore della glicemia. Ecco, gli esami di laboratorio, la strumentazione di laboratorio, la strumentazione diagnostica, sempre più affinata, specifica e avanzata, sempre più piccola e quindi anche meno costosa dai grandi, le grandi strumentazioni, le piccole strumentazioni. Io volevo, volevo accettare una... citarvi oggi un ecografo, e ce l'ha quasi tutti, compreso i medici di base. Quindi vedete i progressi importanti. Assieme alla telemedicina noi dobbiamo considerare la strumentazione biomedicale, cioè dobbiamo la sensoristica. Senza questi strumenti noi non possiamo raccogliere direttamente dal paziente, direttamente dal corpo del paziente, senza il passaggio dell'inserimento dei dati, che come diceva il rettore poi comporta errori. Faceva il caso dei tamponi, ma ridurre questo errore vuol dire avere un unico inserimento di dati alla fonte, possibilmente, per non, se c'è un errore l'abbiamo commesso alla fonte e possiamo correggerlo. Invece nella catena dell'inserimento dei dati, se viene fatto da diverse persone lo stesso dato, sicuramente gli errori aumentano. Quindi questa convergenza di software, informatica, database, algoritmi, la telecomunicazione, quindi l'elettronica, la trasmissione di dati sempre più con volumi sempre più elevati. Prima non avevamo i sistemi di trasmissione, ci fa passare da quello che possiamo dire schematicamente dall'analogico, ma anche dal doppino telefonico, al digitale, e quindi anche alla possibilità di wireless, di strumenti di wifi, di strumenti sempre più potenti, WiMAX, di per permettere che una risonanza, un attack, possa arrivare senza disturbi dalla periferia all'esperto clinico per avere una seconda opinione, il radio il neuroradiologo, per consigliare e per decidere assieme all'equipe. Quindi questo è l'aspetto più importante. Anche noi, quando siamo partiti, lo ricordava anche il presidente Bella, ma anche prima, noi abbiamo detto la telemedicina è importante, e non sapevamo del Covid, avevamo anche strumenti un pochettino più rudimentali, con capacità limitate, perché la pressione sul sistema sanitario
regionale, nazionale, delle patologie croniche dovute all'invecchiamento della popolazione sarebbe un grosso problema. Siamo mossi. Quindi, trasferendo la telemedicina tra ospedale e ospedale, quindi per teleconsulto, per la riunione, per la telediagnosi, dall'ospedale al territorio, allora si chiama, e ne abbiamo visto prima il caso della fibrosi cistica, telemonitoraggio, teleassistenza sanitaria e anche teleriabilitazione, perché se lasciamo riabilitare il paziente cronico o anche non cronico a casa, ne può giovare senza avere contatti inutili con l'ospedale, perché se non c'è proprio bisogno è meglio evitarlo, per ridurre i costi, per ridurre i disagi, specialmente in zone non facile da raggiungere, come le isole, come le montagne, diciamo, risparmiando un sacco di soldi al sistema sociale in generale, perché per la famiglia e anche per il comune trasportare dei pazienti gravi è sempre un costo. Anche per esempio nella dialisi è possibile fare, lì si tocca un tasto molto, molto grave dal punto di vista forse sociale, si può fare una peritoneale, una dialisi peritoneale, senza spostare con grossi costi il paziente da casa al centro di dialisi. Quindi, per riassumere e arrivare alla conclusione, volevo poi fare una battuta sul discorso dell'intelligenza artificiale. Noi possiamo dire che abbiamo due tipi di telemedicina importantissima: uno per l'emergenza, per il consulto dei casi clinici difficili, prima di decidere l'operazione, la terapia, ed è un consulto fra esperti, se vogliamo, fra clinici, fra medici e medici, è una telemedicina invece tra medici e operatori sanitari, e addirittura tra medici, operatori sanitari e il caregiver, o direttamente il paziente a casa. Allora possiamo chiamare quella telemedicina proprio clinica, e quest'altra telecare o telemedicina sanitaria, che è quella che si deve diffondere e quella che il Covid ci ha messo di fronte a noi per controllare, per monitorare ed intervenire nel momento opportuno sui pazienti con patologie respiratorie o patologie croniche in senso lato, dal diabete alle malattie cardiovascolari, alle neuropatie. Quindi possiamo fare anche telemedicina con strumenti particolari sul deficit cognitivo, rallentare questo decadimento cognitivo, e quindi parliamo di tecnologia. Abbiamo bisogno di strumentazione. Questo è l'elemento di sfida, dalle magliette wearable agli esoscheletri, che ancora sono costosi, per permettere di raccogliere dei dati e potenziare, per esempio, alcuni elementi di residui, di capacità che può avere una persona con difficoltà, un post-ictus di movimento, e amplificare attraverso lo strumento robotico, per esempio, il cammino. Ecco, questo matrimonio tra strumentazione e software è ormai ineludibile, ed è quello chiamato internet delle cose, cioè sensoristica sempre più specifica, sempre più potente, quella che ha, e chiudo, dato e sta dando questa grossa possibilità e questa paura, con problemi etici, morali, all'intelligenza artificiale. Rispetto all'antica, la vecchia intelligenza artificiale, con cui io sono partito 30 anni fa, anche di più, con programmi linguaggi di programmazione logica, e quindi si mettevano nel computer, negli archivi, delle regole: se uno è così, se questo parametro è più alto di una certa soglia, se questo,
tutta una serie di if e correlazioni logiche di AND ed OR, allora c'era una conseguenza. Il problema era di aggiornare grazie alla comunità di esperti, ma erano sistemi molto lenti, sistemi esperti che avevano bisogno ogni tanto di essere aggiornati nelle regole di produzione che venivano fornite dagli esperti cardiologi, radiologi, oftalmologi nel dominio di applicazione. Non c'è più. Oggi il dato viene raccolto nei social media, oggi il dato viene raccolto dalla sensoristica. L'internet delle cose mi porta al sistema intelligente che apprende di più una volta addestrato le reti neurali, e dati in continuità, quindi posso addestrare la rete continuamente con più informazioni, più casi clinici. Quindi questo porta alla cosiddetta, anzi detta, intelligenza artificiale generativa, con gli strumenti che di oggi, con i tools tipo ChatGPT, ma altri strumenti, Brain, Relation, Rank Brain della Google, e tutti si stanno mettendo. Poi abbiamo la grande capacità di raccolta dati, quindi non abbiamo più i gigabyte, ma abbiamo terabyte, la grande possibilità di processare i dati, e tutto questo ha portato quello che oggi viene chiamato appunto questo, che ha l'intelligenza artificiale generativa, che ha grosse possibilità di predizione delle patologie, quindi come diceva qualcuno, si può predire anche prima, qualche mese prima, qualche anno prima, l'evoluzione di una patologia, e quindi essere in grado da parte dei clinici, di queste collaborazioni, ingegneri, informatici, clinici, di prendere la terapia migliore prima che la patologia sia grave, quindi fare prevenzione primaria e anche secondaria sull'evoluzione della patologia, e questo vi può dare una mano. Nella parte robotica, anche qui possiamo fare in modo che l'intelligenza artificiale possa preparare, possa dare allo strumento capacità fortissime anche di ragionamento, e questo ovviamente ha delle conseguenze. Quindi i benefici ci sono, dobbiamo governarli, però se li applichiamo non solo in campo medico, ma in campo sociale, in campo industriale, in campo come possono essere applicati in campo bellico, o in settori non propriamente legati al benessere del paziente, del cittadino, ci possono essere dei rischi. Quindi l'allarme del Papa, l'allarme di una serie di ricercatori scienziati, come regolare. Ho visto un articolo, e chiudo, come c'è il responsabile della protezione dei dati in ogni struttura. In campo medico c'è il famoso DPO, Data Protection Officer, che hanno proposto in un articolo interessante che poi vi invierò, l'officer per la zone, o regolare l'intelligenza artificiale in ospedale, in sanità. Questo può essere una soluzione, ci sono diversi aspetti. Una regolamentazione necessaria, però evitarla, rinnegarla. Rinnegare l'intelligenza artificiale vuol dire andare contro il progresso, e non è nell'essere umano, perché noi dobbiamo affrontare le sfide anche non completamente positive che la scienza ci pone, l'abbiamo visto nel passato, e oggi voglio dirlo che è importante, anche se a 70 anni dalla morte di Turing il ChatGPT versione 4 ha superato non ancora completamente il test di Turing, famoso test di Turing che è enunciato da 80 anni fa da questo scienziato, non è ancora, diciamo, che si potrà sostituire all'uomo. Ha superato questo test, arrivando al 56% di casi invece che 75% previsti
esistenziale, però siamo di fronte a queste sfide e l'uomo deve accettarle per trarne i benefici. In medicina i benefici ci sono, sono tantissimi. Grazie. Grazie al professor Sicurello, grazie per l'interessante intervento. Siamo arrivati alle 11:05, vorremmo fare una pausa prima di riprendere, anche perché abbiamo ancora 8 interventi, però prima di fare la pausa caffè, abbiamo allestito la sala Coffee Break, perché ci sembra doveroso, no? Vorrei chiamare per un intervento la dottoressa Assunta Ceccagnoli, presidente dell'Ordine dei Medici, così ci dà un saluto da parte dell'Ordine. Poi facciamo una pausa di qualche minuto, 10 minuti, un quarto d'ora, e riprendiamo con il dottor Donatelli. Considerate che abbiamo 8 interventi da fare e alle 13 dobbiamo categoricamente chiudere, perché voi sapete che oggi, non so se dire purtroppo per fortuna, ma alle 18 stasera giocherà la Nazionale Italiana di Calcio e il dottor Bella, nel suo ampio curriculum, saluto il mio caro amico Berardino Fiorilli, che non avevo visto, ex governatore della Misericordia, dicevo, nel suo ampio curriculum, dottore, vai d'accordo con il magnifico rettore dell'università, che è un tifoso, solo che ti fate due squadre diverse, però insomma siete due grandi sportivi. Può cambiare. La parola alla dottoressa Assunta Ceccagnoli. Grazie dottoressa, prego. Bene, grazie. No, intanto grazie dottor Cilli per l'invito, grazie per aver organizzato questo importante evento su tematiche importanti, nelle quali non mi addentro perché stanno parlando importanti relatori, però ci tenevo ad essere presente, ci tenevo a sottolineare alcuni aspetti che sono stati detti all'inizio da te, da lei. Diamoci del tuo da te e ben sottolineati anche dal magnifico rettore. Io credo quello che è importante da sottolineare è il fatto che ci deve essere una grossa collaborazione tra chi? Sicuramente tra informazione, sicuramente ora con le istituzioni, l'università, i professionisti. Ora, e ovviamente le associazioni, ruolo fondamentale hanno le associazioni per fare cosa? Per avere una educazione, una conoscenza diffusa che sicuramente può far bene alla nostra sanità. Ben si è detto che la sanità italiana è un'ottima sanità, ma sta vivendo un periodo di grosse sofferenze e io vi dico, sono molto impensierita per le modifiche che si stanno che sono ad un passo se vogliamo ovviamente continuare ad avere una sanità di alto livello è fondamentale che si possa esservi una rete di solidarietà, un patto di qualità per la salute in cui ognuno deve fare la sua parte e anche il cittadino, un cittadino che deve essere educato, un cittadino a cui si deve far capire e comprendere che non può avere a volte tutto e subito, ma occorre utilizzare, fare uno sforzo per utilizzare dei sistemi che possono agevolare i percorsi e questo sicuramente ci può dare una risposta più adeguata. Io non voglio dilungarmi perché abbiamo già detto ci sono ancora molti interventi da fare, ma questo aspetto lo voglio sottolineare a chiare lettere e anche l'Ordine dei Medici sta facendo, credo, un grosso lavoro proprio sul fronte ora dell'informazione e della formazione, perché con una popolazione più sensibilizzata a comprendere certi aspetti e responsabilizzata, insomma ognuno di noi ha delle responsabilità che deve agire e questi momenti sicuramente sono utili. Grazie ancora e buona giornata. Io continuo a seguire.
dottoressa, grazie mille a te, ma tanto ti do una notizia, stresserò molti che io considero amici, perché il lavoro vero inizierà da lunedì mattina. Nella nostra idea, cara dottoressa Ceccagnoli, c'è quella di, come abbiamo già detto e lo ripetiamo, di sviluppare la telemedicina, perché lo stiamo vedendo e anche dai prossimi interventi ci potremmo rendere conto ancora meglio di quanto sia importante la telemedicina, soprattutto per curare prima e meglio la salute dei cittadini e per far risparmiare anche soldini alla sanità. Io so quanto incide la sanità pubblica. A proposito di PIL, in un contesto medico-scientifico esce sempre il tema finanziario, cara Assunta. E chi meglio del presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Pescara, che suppongo voglia fare un saluto alla platea e a tutti i nostri telespettatori? Ho il piacere di annunciare il dottor Michele Di Bartolomeo, presidente dell'Ordine dei Commercialisti. Nel frattempo ci è venuto a salutare anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Prego, presidente. Buongiorno a tutti. Chiedo scusa, ho fatto tardi, ma c'era un convegno di Comprofessioni dove mi hanno obbligato ad andare a dare i saluti, Comprofessioni Abruzzo. E quindi ho fatto tardi, perdoni, ho parlato tardi. Quindi volevo innanzitutto darti un ringraziamento e complimenti per l'evento organizzato, portarvi i saluti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara, che ho il piacere e l'onore di rappresentare. Questo incontro è molto importante, perché tutti sappiamo l'importanza della telemedicina. Io tra l'altro ho alcuni clienti, alcune ditte clienti, non a Pescara, che fanno questo lavoro a livello privato, così. Tu mi hai chiamato per parlare di finanza. Sì, è vero, si parla sempre di grosso peso della sanità sul bilancio delle regioni, però è anche vero che noi possiamo andare orgogliosi, perché abbiamo una sanità che cura tutti indiscriminatamente. L'unico paese questo dove, se ti prendo un coccolone in qualunque parte d'Italia, sai dove andare e ti accolgono, non ti lasciano fuori. Quindi questo non ha un costo, è una cosa importantissima, perché ovunque ti prende qualcosa, chi gira con me l'Italia per lavoro, come tanti di voi, a sapere che qui in qualunque ospedale, non ti chiedo se sei italiano, straniero, cattolico, musulmano, o sbaglio, comunista o di destra, sei accolto. E questa è una cosa importantissima, e poi onore a voi, e ancora grazie per il contributo che avete dato. Noi prima parlavamo lì al convegno del lavoro svolto dalle professioni durante il Covid. Anche noi commercialisti avevamo, diciamo, l'obbligo di stare aperti con gli studi. Mi ricordo, abbiamo studi in via D'Annunzio, in via Colonna, ci affacciamo, c'era la fila farmacia e al Tigre, io e mio fratello lavorare, tutti i collaboratori in smart working, così. E comunque abbiamo, insieme ai politici, quanto ha fatto in quel periodo del Covid. Quindi, diciamo, dobbiamo sempre avere questa mentalità di una comunità, di un gruppo, fare squadra tutti. Noi nel nostro piccolo, posso dirti, Vincenzo, che siamo a disposizione per darvi, ecco, una mano sempre, e colgo l'occasione appunto per farvi complimenti, perché svolgete un lavoro egregio. Io, diciamo, ho una figlia che fa medicina, non ha voluto fare il mio lavoro e mi ha detto: papà, o faccio il medico o non faccio niente, o faccio andare pulizie, ecco. E allora, e come prima sera ha messo Chieti, perché io sono un lei ha messo prima Chieti, poi L'Aquila e poi Napoli, Roma, ma prima Chieti, perché comunque abbiamo una grossa facoltà, qui abbiamo il rettore, insomma, che comunque può testimoniare questo. Ma questo lo dico perché anche quando sto parlando male, parlo troppo forte, ecco, anche quando, ma sono un passionale, quindi purtroppo mi chiamano per questo a parlare, e anche quando, diciamo, faccio convegni nella nostra materia, dico sempre: non abbandoniamo la nostra facoltà, perché in un momento come questo, in cui lo sviluppo delle regioni parla, ha bisogno di che cosa? Di terziario avanzato e città importanti. Noi ci giochiamo una carta importante con la nuova Pescara, si dice nuova grande, ma comunque nel nuovo grosso centro che dovrà attrarre. Lo sviluppo della regione si baserà sulle professioni avanzate, terziario avanzato e grossi nuclei. Poi bisogna essere bravi a creare i collegamenti con le periferie, con la digitalizzazione si può fare. Quindi, ecco, è importante, e quindi il polo università diventa fondamentale per noi. Noi dobbiamo capire, ognuno di noi deve dare il suo contributo, perché la nostra università D'Annunzio deve essere noi primi a spronare, quindi portare i nostri figli. Quando sento, molte volte faccio battute, figli, colleghi, amici che mandano i figli a Milano, a Roma, a qualcuno anche detto
tuo figlio era nato a Pescara e non è che a Roma diventano Ruggeri a Milano, quindi restiamo qui perché abbiamo dei grossi medici, dei grossi professori, docenti, e quindi ecco, dobbiamo essere noi i custodi gelosi di questo patrimonio. Chiedo, ti dirò che tra un po' dovrò tornare lì un'altra volta, quindi ti lascio proprio un'ora e invitaci sempre perché siamo onorati. Buon lavoro a tutti, grazie. Io adoro quest'uomo, io adoro, lo dico pubblicamente, io adoro il dottor Michele Di Bartolomeo. Del resto, caro Michele, ricorderai che sei stato nostro ospite in trasmissione anche per parlare di economia, nonostante il pessimo conduttore, però tu hai avuto la bontà di partecipare. Mi fa particolarmente piacere l'intervento del dottor Di Bartolomeo, il professor Stupia sono certo che avrà già capito quello che voglio dire, perché lo scopo di questi incontri non è soltanto in questo caso parlare della telemedicina, ma il mondo ci dicono sempre, caro professor Stupia, caro rettore, il mondo ci dicono che sia globalizzato, no? In questo contesto, no, che poi non so a te, ma questa parola a me personalmente fa sorridere, perché può significare tanto e non significa nulla. Invece uno degli aspetti piacevoli di questi incontri è che si vengono spesso a creare contatti, sinergie, collaborazioni. Prima parlavamo del torneo delle professioni, una cosa meravigliosa, perché per la prima volta molte professioni, molti ordini professionali a Pescara sono usciti dal proprio guscio, dal proprio orticello, e si sono messi a disposizione della cittadinanza. Con la scusa di un torneo calcistico, che poi lì, dottore, se vuoi ne potremmo parlare per ore, no? Perché c'era la rivalità calcistica, devo vincere io, ma sono più bravi gli avvocati, sono più bravi i commercialisti. Quest'anno i medici hanno battuto persino gli avvocati che sono fortissimi, infatti io con grande meraviglia, però bravi, veramente bravi loro. Allora, avevo detto di fare una brevissima pausa, però non so gli impegni del sindaco, ma siccome so che lui in genere è molto sintetico, quindi prima di fare una pausa lascerei la parola, e lo ringrazio per il suo arrivo, perché so che oggi è impegnato, ha un impegno importantissimo, quello di andare a ritirare un premio al Vittoriale. Chiamo sul palco il sindaco, il riconfermato sindaco di Pescara, l'avvocato Carlo Masci. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Intanto, Vincenzo, io voglio farti i complimenti perché tu sei una perla dell'informazione, perché riesci a fare informazione anche scientifica, quindi su temi particolari, e ogni volta fai un'informazione non urlata, ma quell'informazione che serve a tutti quanti noi per crescere. Qui a fianco ci sono gli stati generali dell'informazione, dove io adesso andrò, e in questo momento l'informazione sta soffrendo molto. Però come tu imposti i discorsi, certamente riesci a far capire le problematiche che si agitano intorno agli argomenti che tratti, anche se sono argomenti complessi come quello che stiamo trattando oggi di telemedicina. E a proposito di quello che diceva Michele Di Bartolomeo sul valore dell'università sul territorio, questa è una cosa scontata, lo sappiamo tutti quanti, perché intanto l'università è il mondo dei giovani, e i giovani sono il progresso e il futuro, e quindi noi dobbiamo alimentare questo legame che c'è tra il territorio e l'università, e lo facciamo costantemente con il rettore, il professor Stupia. Anche in questi giorni ci siamo visti per ragionare sull'espansione dell'università sul nostro territorio, e ovviamente lui sa che da parte del comune c'è la massima apertura, perché comune e università e ASL devono viaggiare insieme per far sì che in questo territorio ci siano le risposte adeguate che i cittadini cercano. E a proposito di telemedicina, questo è un altro argomento cardine, perché fino a qualche tempo fa di telemedicina si parlava spesso soltanto nei convegni, ma era
un campo molto ristretto. Dopo il Covid il campo si è allargato tantissimo, con l'intelligenza artificiale il campo si è ampliato ancora di più e oramai andiamo verso una telemedicina che farà parte, fa parte già del nostro presente, ma farà sempre più parte del nostro futuro. E allora questa telemedicina dobbiamo provare ad umanizzarla, perché il contatto con il medico è il punto di partenza di qualsiasi rapporto che c'è con la malattia, e il medico è il punto di riferimento di tutti quanti noi. Dal medico ci si va veramente con la testa abbassata, perché sappiamo tutti quanti quanto è fondamentale e quanto i medici fanno per tutti quanti noi, e io non smetterò mai di ringraziarli, perché li ho visti in azione durante il Covid e ho visto che la scienza ha salvato le vite, perché noi abbiamo toccato con mano che cosa vuol dire la scienza quando il vaccino è stato prodotto in un anno, quando generalmente per fare i vaccini ci volevano 10 anni, invece la scienza ci ha permesso di salvare milioni di vite umane grazie al vaccino, che poi ci ha permesso di superare questo dramma che abbiamo vissuto tutti quanti noi del Covid. E quindi l'umanizzazione della telemedicina, penso che questo sia un tema che noi dobbiamo trattare in futuro. Io ho avuto modo di incontrare Federico Faggini, che è l'inventore del microprocessore, un italiano che è conosciutissimo alla Silicon Valley e che è colui che ha dato il via alla rivoluzione telematica digitale con l'invenzione dei microprocessori. Lui l'unica cosa che dice quando parla nei convegni è: l'intelligenza artificiale, se non è umana, non è quello che serve a far crescere la civiltà in cui noi viviamo. Quindi anche su questo credo che il tema sarà sempre lo stesso: l'umanizzazione dei rapporti, anche nel discorso dell'intelligenza artificiale e della telemedicina. Io ti ringrazio per l'attenzione, ti ringrazio. Adesso devo andare al convegno sugli stati generali dell'informazione, che è un altro tema importantissimo, perché la democrazia passa attraverso l'informazione e sempre più deve avere la possibilità di espandersi senza i condizionamenti che ci sono legati al discorso economico. Quindi bisogna anche lì capire cosa dovrà succedere. Grazie. Sindaco, grazie a te, grazie Carlo, e ovviamente Carlo ci teniamo in contatto, perché lo sviluppo della telemedicina territoriale in Abruzzo passerà anche attraverso il comune di Pescara, e Dio solo sa, a Teleabruzzi, sindaco, ti ricordi, ne abbiamo parlato tante volte, io ricordo, ho ancora impresso nella mia memoria l'aver attivato da parte del comune di Pescara il centro di vaccinazione in via Tirino. Io ricordo perfettamente, vedo che la dottoressa Ceccagnoli annuisce, io quella fase non l'ho dimenticata, e bisogna fare un plauso al comune di Pescara, perché veramente in quella fase così difficile, perché la medicina si era trovata per la prima volta ad affrontare un nemico assolutamente sconosciuto fino a quel momento. Quindi complimenti di cuore, ma siccome siete bravi, proprio perché siete bravi, ci rivediamo, perché la nostra mission con il dottor Bella, presidente di AITIM, Associazione Italiana Telemedicina, sarà quella di sviluppare centri di telemedicina in Abruzzo. Quando un bambino si ammala, per tutta la famiglia inizia una maratona. Una corsa che non si può fare da soli. Per questo seguiamo le famiglie lungo tutto il percorso. Sostienici. Dona il 5 per 1000. AGBE, Associazione Genitori Bambini Emopatici. Riprendiamo questo interessantissimo convegno. Allora, faccio una premessa però di fondamentale importanza. Abbiamo ancora 8 interventi, quindi chiedo ai relatori assoluta brevità, perché alle 13 in maniera categorica dobbiamo finire. Quindi chiedo ai relatori assoluta brevità. Detto questo, se c'è il dottor De Berardis aspettando che arrivi, nel frattempo
c'è il dottor Riccardo Schiaffini, responsabile della endocrinologia e diabetologia del Bambin Gesù, che non potendo essere presente anche lui è stato uno degli ospiti in queste, in questo ciclo di trasmissioni sulle, sulla telemedicina realizzati in questi sei mesi. Torno a invitarvi a iscrivervi sul nostro canale YouTube in modo da potervi rivedere tutte le trasmissioni. La prossima, cara dottor Bella, vogliamo dare già l'appuntamento? L'11 luglio parleremo di telemedicina. Vabbè, poi sceglieremo gli ospiti, tanto io ho già in mente chi invitare. Quindi la prossima trasmissione è l'11 luglio. Dicevo, mandiamo il contributo del dottor Riccardo Schiaffini, che ha voluto essere così cortese e gentile da mandarci un saluto. Prego, Guido. Buongiorno a tutti, sono il dottor Schiaffini, responsabile di alta specializzazione per le tecnologie applicate al diabete nell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. E, con molto piacere saluto il dottor Bella e auguro a tutti un cospicuo lavoro per questo importante convegno e mi piace anche, mi preme salutare gli amici di Teleabruzzi con cui ho avuto l'onore di collaborare in una recente trasmissione dedicata proprio alle tecnologie e alla telemedicina applicata al diabete di tipo 1 in età pediatrica adolescenziale. Quindi ancora un caro saluto a tutti voi e buon lavoro e un forte abbraccio al dottor Bella. Arrivederci a tutti. Grazie, grazie al dottor Schiaffini per il suo saluto. Tanto tornerò a essere nostro ospite quanto prima. Allora, io direi, non c'è, sì, è arrivato, io darei un graditissimo benvenuto, lo ringrazio infinitamente di cuore anche lui per aver accettato il mio invito. Lascerei la parola, lo inviterei a salire sul palco, all'onorevole Guido Testa. Grazie onorevole, prego. Rettifico il nome per ricordo di mio nonno, quindi Guerino piuttosto che Guido. Buongiorno, buongiorno a tutti, il mio sarà proprio un saluto telegrafico, però ci tenevo ad essere presente in concomitanza con altri impegni perché il tema è di strettissima attualità, molto importante, applicato a tutto l'ambito della medicina. Sapete quanto la medicina, voi mi insegnate quanto la medicina e la sanità sono fondamentali in questo momento storico, lo dico anche da parlamentari di questo territorio, vedendo molti volti noti della sanità abruzzese che conosco e quanto mi appassiona questo tema. E quindi tutto ciò che riguarda le applicazioni informatiche, nuova generazione, intelligenza artificiale e quant'altro, che può essere applicata alla medicina, alla sanità e che può portare dei risvolti positivi, deve essere ovviamente colta di buon grado. E in momenti organizzativi come quello di quest'oggi è fondamentale per far conoscere, divulgare e poi con la speranza che venga applicato nel migliore dei modi. Perché la riduzione dei tempi, una maggiore interlocuzione con il paziente, cercare di dare un servizio al passo dei tempi, penso che sia uno strumento fondamentale da percorrere. Io voglio dire all'amico Cilli che ovviamente per i futuri appuntamenti, se c'è qualcosa che può essere utile alla presenza del sottosegretario Gemmato, sottosegretario della salute, cerco di dare la mia totale disponibilità per farlo venire, perché ripeto, oggi c'è una rivoluzione in atto nel mondo della sanità. E questa rivoluzione con il Covid-19 si è resa ancora più stringente, più attuale e voglio, non lo faccio per maniera, voglio
ringraziare tutti i presenti e tutti coloro che sono collegati da remoto per tutto quello che fanno quotidianamente, perché nulla è scontato. È vero che spesso la sanità viene avversata dal cittadino, la politica viene avversata perché non fa le scelte giuste all'interno della sanità, ma penso che sempre più la sanità debba essere supportata, perché è un servizio fondamentale, e non lo dico io, sapete quanto la sanità assorbe ad esempio sul bilancio della regione Abruzzo. E quindi io li voglio ringraziare veramente di cuore, da cittadino prima ancora che da rappresentante delle istituzioni, per quello che quotidianamente le donne e gli uomini fanno con grande professionalità e anche con il cuore. Quindi io ti ringrazio per questo momento di approfondimento e do la mia totale disponibilità anche per incontri futuri. Grazie e buon lavoro. Grazie onorevole Guerino, perdonami lapsus freudiano, ma alla mia veneranda età da stamattina sono al telefono dalle 6:50, può capitare. Quindi grazie, accolgo di cuore l'invito a far presenziare anche il sottosegretario alla salute, perché come abbiamo detto dall'inizio di questa convention stamattina, la nostra idea è quella di sviluppare la telemedicina anche in Abruzzo, e ci stiamo rendendo conto, grazie agli interventi dei relatori, di quanto sia importante la telemedicina. Bene, a proposito di relatori, do la parola a un caro amico, anche lui è stato ospite nel corso delle varie trasmissioni, e direttore del Centro Salute Mentale nella ASL di Teramo. Do il benvenuto al dottor Domenico De Berardis. Domenico, dottore, le chiedo assoluta brevità, abbiamo ancora 8 interventi da fare. Prego, dottore. Grazie mille. Io devo ovviamente salutare tutti quanti presenti in studio, tutte le autorità, tutti i colleghi, il dottor Bella in particolare, ma devo ovviamente associarmi ai complimenti e ringraziarlo per l'invito, il dottor Vincenzo Cilli, che come sempre è attentissimo a tutte le problematiche che riguardano la salute in generale, nonché al tema della telemedicina, nel mio caso della telepsichiatria, che mi sta estremamente a cuore. Mi dispiace non essere lì con voi in presenza, ma purtroppo ho degli impegni di lavoro inderogabili, ne ho uno a brevissimo, per cui cercherò di essere non breve ma strabreve. Diciamo che in qualche modo ricordiamo il fatto che la disciplina della psichiatria non è una disciplina secondaria. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto a chiare lettere, lo ribadisce ogni anno, che non c'è salute fisica senza salute mentale. Questo è un dato di fatto ed è un qualcosa che noi vediamo nella pratica clinica quotidiana come psichiatri, ma che in realtà tutti i colleghi di tutte le branche, altre branche specialistiche, vedono. Quando c'è un paziente, per esempio, con infarto miocardico che si ammala di depressione e la depressione non viene trattata, il rischio di reinfarto è dai 5 alle 10 volte maggiore rispetto a un paziente con infarto miocardico che non ha depressione o la cui depressione viene trattata. Quindi non trascuriamo mai l'impatto della salute mentale su tutte le patologie fisiche. Diciamo che per quanto riguarda la psichiatria è molto semplice di fondo attrezzare un qualcosa che ha a che fare con la telemedicina. Se di fondo noi andiamo a vedere quello che facciamo nella pratica clinica quotidiana, semplificando in modo un po' grossier, ma lasciatemi passare insomma un pochino questo eccessivo riduzionismo, sostanzialmente quello che ci serve è una sedia dove sta seduto lo psichiatra, un'altra sedia dove sta seduto il paziente o un'altra sedia dove sta seduto anche il familiare e un tavolino. Cioè, a grosse cose nel colloquio psichiatrico non è che c'è da fare. Ciò nonostante non vuol dire che la tecnologia non esista in psichiatria. Abbiamo delle nuove tecnologie che sono estremamente importanti e capaci di indirizzare problemi molto gravi come le depressioni resistenti, i disturbi schizofrenici. Sto parlando per esempio della stimolazione magnetica transcranica ripetitiva, con la quale, e colgo l'occasione per salutare anche il magnifico rettore, il professor Stupia, noi stiamo collaborando proprio con l'Università di Chieti e con il professor Giovanni Martinotti, che è il titolare della scuola di specializzazione dell'Università di Chieti, per un progetto in tal senso. Premetto che io mi sono laureato, mi sono specializzato, mi sono dottorato a Chieti, quindi sostanzialmente con Chieti ho un rapporto, non dico di fiducia, ma veramente di vero e proprio amore. Io sono sempre innamorato dell'Università di Chieti.
Però di fondo l'applicazione della telepsichiatria è stata fatta da tanti anni. Noi la facciamo molto prima del Covid, così come credo moltissimi degli esperti di altre branche mediche che sono in sala o che interverranno. Noi usavamo le videochiamate WhatsApp, io le ho usate dall'inizio in cui WhatsApp ha messo la possibilità di farle. Usavamo sempre le mail. Il mio ambulatorio spessissimo, oltre a essere di persona in telepsichiatria, è su WhatsApp. Sono riuscito per esempio a evitare tramite WhatsApp, tramite messaggistica, tramite email, tramite altre situazioni dei ricoveri oppure degli accessi impropri al pronto soccorso, perché magari il paziente non si sente benissimo, ha bisogno di un aggiustamento della terapia e non è che magari è obbligato a venire di persona in pronto soccorso ai centri di salute mentale per farla. Basta tranquillamente o un sistema di videoconferenza o anche una comunicazione tramite messaggistica. È ovvio che esistono dei pro e dei contro della telepsichiatria, su questo non c'è dubbio. E di fondo, per esempio, la cosa che mi piace molto della telepsichiatria è la cosiddetta idea di telepresenza. La telepresenza è in qualche modo un mezzo in cui sia lo psichiatra che il paziente non percepiscono o riconoscono l'esistenza di un mezzo, che può essere uno schermo, che può essere un cellulare, può essere un tablet, nella loro comunicazione, e rispondono come se questo mezzo fondamentalmente non esistesse. E questa è una cosa che capita molto molto frequentemente, tant'è che negli studi che sono stati fatti, usati poi questionari quantitativi, si è visto che in realtà i pazienti possono dare un voto alla loro esperienza con la telepsichiatria che va normalmente da buono, addirittura nella maggioranza dei casi a eccellente, e questo riguarda soprattutto le persone che vivono in contesti rurali. Naturalmente gli studi quantitativi emergono anche e fanno emergere degli aspetti molto positivi della psichiatria, come per esempio il basso costo, la non necessità di trasportare e di rendere un appuntamento fisico verso una struttura. E naturalmente alcune però aspetti negativi possono includere sicuramente la confidenzialità dei dati, quindi il rispetto della privacy, il rispetto di quello che si dice, l'utilizzo di piattaforme che siano quanto più possibile sicure e che siano sicuramente i cui dati sostanzialmente dei pazienti vengano protetti al il massimo grado possibile. La più grande soddisfazione però per la telepsichiatria viene tra tutte quante le branche della psichiatria, per esempio nel campo della psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo è un dato che ormai è molto molto acclarato, e anche le diagnosi che sono fatte nella visita vis-à-vis psichiatrica e le diagnosi che sono fatte in telemedicina sono praticamente identiche, quindi non c'è un problema di errore diagnostico tra un metodo e l'altro. Naturalmente, quali sono le definizioni, quali sono i formati che noi usiamo in psichiatria più frequentemente? Beh, è importante chiarire che l'attuale telepsichiatria non si limita alle videoconferenze, ma comprende molti altri servizi, come per esempio il monitoraggio tramite app. Esiste un'app molto bella che consiglio alle persone affette da depressione, che si chiama Giada, che è un'app recentemente sviluppata e che è veramente un aspetto molto innovativo nel monitoraggio della propria sintomatologia, nel mettersi in contatto con psichiatri attraverso appunto un sistema molto user friendly e molto, per esempio, apprezzato dai ragazzi. Però noi contempliamo anche il monitoraggio tramite app, questionari online, lo scambio di file come referti, le prescrizioni, le ricette elettroniche, le ricette dematerializzate, la registrazione e la raccolta computerizzata dei dati nella cartella clinica. A grandi linee, come suggerito dal National Center for Biotechnology Information, dell'NCBI, noi abbiamo delle tecniche sincrone, cioè quelle piattaforme che offrono un'interazione in tempo reale o dal vivo tra psichiatra e paziente, come per esempio i videoconsulti, e le piattaforme cosiddette asincrone, quei servizi di comunicazione che noi usiamo tra psichiatri e pazienti, che differiscono, possono differire nel tempo tra la emissione e la ricezione del messaggio, come le chat, le mail, gli sms, e il telemonitoraggio, in cui non c'è una comunicazione diretta tra psichiatra e paziente, tuttavia questi servizi raccolgono informazioni continue, spesso in tempo reale, che possono essere valutate o in differita o in diretta dallo psichiatra o da un altro membro dell'equipe di salute mentale,
come per esempio alcune app, ce n'è una inglese molto famosa che si chiama mHealth, che è veramente fatta molto molto bene. Quali sono i campi di applicazione e dove possiamo applicarli in modo migliore? Fondamentalmente quasi in tutti. Diciamo che ci sono diversi studi che hanno fatto un confronto tra la visita di persona e la visita in telepsichiatria, per esempio in diversi disturbi depressivi e in disturbi d'ansia, e non sono state trovate significative differenze, cioè la telepsichiatria e la visita di persona producono lo stesso identico risultato. L'altro aspetto, per esempio, che in alcuni pazienti con alcuni disturbi d'ansia, come per esempio l'agorafobia, cui i pazienti spessissimo non escono da casa o hanno grosse difficoltà nello spostamento, il disturbo d'ansia sociale, in cui per esempio i pazienti hanno una grossa difficoltà a esprimersi in pubblico o a esprimersi di fronte a terze persone, la telepsichiatria addirittura ha mostrato dei risultati anche superiori. Stessa cosa l'abbiamo osservata per esempio per monitorare i segni precoci di ricaduta di disturbi depressivi maggiori, ma anche in caso di un disturbo bipolare che è caratterizzato da fasi depressive, fasi ipo o maniacali, in cui con una visita anche in telemedicina col paziente ci possiamo rendere conto per esempio se il paziente sente più accelerato, se dorme di meno, se per caso sta facendo azioni più impulsive del solito, e quindi poi magari invitarlo in struttura oppure modificandogli la terapia anche online per cercare di prevenire questo tipo di problema. Ovviamente ci sono dei contro, nel senso che in pazienti per esempio ad alto rischio di suicidio, che fanno uso di sostanze stupefacenti e che sono in quel momento sotto l'effetto di utilizzo di sostanze stupefacenti, purtroppo la telepsichiatria ancora ha dei limiti, per cui in caso di alto rischio di suicidio di questi problemi è sempre meglio effettuare una visita vis-à-vis, oppure in caso di suicidio portare immediatamente la persona in pronto soccorso. L'altro aspetto è l'aspetto che riguarda per esempio i ragazzi e i bambini e gli adolescenti. Nelle depressioni nei bambini e negli adolescenti è stato dimostrato che la telepsichiatria funziona molto molto bene. Funziona anzi anche meglio, perché questa popolazione ovviamente di persone è estremamente più ricettiva al mezzo mediatico, quindi per fare una visita di questo tipo aiuta moltissimo bambini e adolescenti anche a rivelare cose che magari vis-à-vis non si rivelano. L'ultimo campo di applicazione che trovo veramente importante sono i campi di applicazione che riguardano la telepsichiatria applicata ai disturbi dello spettro autistico. Sappiamo bene quanto questi pazienti hanno problemi spesso nell'interazione personale diretta e quanto invece questi problemi possano essere bypassati dall'utilizzo per esempio di un sistema di videoconferenza in cui la presenza viene dello psichiatra o del neuropsichiatra infantile viene sì presa, ma viene accettata sicuramente in una maniera migliore rispetto agli altri. E ovviamente i casi di telepsichiatria di gruppo che noi facciamo correntemente nei nostri centri di salute mentale, devo dire che la ASL Teramos ha avviato un progetto pilota sulla telemedicina e la telepsichiatria anche, per i quali ringrazio, perché si sono dimostrati sicuramente immediatamente responsivi a questa esigenza fondamentale. Quali sono però ovviamente gli svantaggi, perché ci sono gli svantaggi? Gli svantaggi sono per esempio la difficoltà di implementare la telepsichiatria nei pazienti che sono per esempio violenti, che presentano crisi pantoclastiche dovute alla loro malattia, oppure insomma in altri casi che sono instabili, che sono impulsivi o addirittura manipolativi, come può accadere per esempio in alcuni casi di disturbi antisociali di personalità e disturbi narcisistici di personalità, e naturalmente coloro che sono a un immediato rischio di suicidio o un altro rischio di suicidio. Questi sono pazienti che devono essere visti assolutamente di persona. Naturalmente bisogna anche vedere, perché se c'è qualche paziente che non ama la tecnologia e che non vuole essere ripreso in telecamera, qualche volta questo tipo di situazione si ha in alcuni deliri che noi vediamo per esempio nel corso di disturbi psichiatrici, cioè il delirio di controllo, i pazienti possono ritenere di essere controllati dalla TV, dal computer, dallo smartphone, ecco, in quei casi magari mi cercherei di evitare. E naturalmente la preparazione sia degli utenti sia degli psichiatri stessi per quanto riguarda naturalmente l'utilizzo delle tecnologie di telemedicina e telepsichiatria. Però posso dire che in qualche modo gli aspetti della telepsichiatria sono molto più evidenti rispetto magari ai caveat che c'ha la telepsichiatria stessa. Naturalmente tutto questo dovrà essere implementato attraverso una rigida applicazione di alcune norme, di applicazione di training, e quindi di normare questo aspetto in psichiatria, anche se lo facciamo da tantissimo tempo, ma
naturalmente l'utilizzo per esempio di una piattaforma condivisa che possa essere utilizzata all'interno di una singola azienda sanitaria locale o che possa essere addirittura individuata a livello nazionale, questo sarebbe anche molto meglio, è secondo me un unmet need che deve essere indirizzato nel prossimo futuro. E con ciò vi ringrazio per l'attenzione. Caro dottor De Berardis, consentimi di dire, noi ci diamo del tu perché ci conosciamo, sei un mito. Grazie. Devo dire che sei talmente bravo che quasi quasi mi potresti rubarmi il mio lavoro, potresti prendere il mio posto. Mai nella vita. Non solo sei un eccellente medico specializzato che ha cura i suoi pazienti, che ha veramente a cuore i suoi pazienti, ma devo dire ti faccio i miei complimenti di vero cuore perché sei molto bravo nella comunicazione. Grazie ancora e avremo modo di risentirci e auspico veramente che tu possa tornare presto in trasmissione con noi. Grazie Domenico. Grazie a voi, grazie tutti, e grazie per l'invito. Arrivederci. Grazie al dottor De Berardis. Vado a salutare e gli chiedo anche a lui cortesemente assoluta sintesi perché sono già le 11:55 e alle 13 dobbiamo finire, abbiamo ancora tanti interventi. A Gianluca Foglietta, a proposito me ne sono dimenticato, chiedo venia, ma la mia età come ho già detto purtroppo è veneranda, a una certa età può capitare. Io mi sono dimenticato di ringraziare uno che ci ha dato veramente una mano in tutte queste settimane, un professionista del Bambin Gesù. Grazie di cuore, un sentito ringraziamento al dottor Matteo De Marchis. Grazie Matteo, scusami se non l'ho fatto prima, ma tu capisci che da stamattina mi arrivano 800 messaggi in continuazione, devo ascoltare quello che dicono i relatori, devo prepararmi le domande. Lascio la parola a Gianluca Foglietta che ci parlerà del laboratorio senza pareti, analisi di uno strumento dalle grandi potenzialità. Prego. Allora, vorrei salutare innanzitutto il dottor Bella che mi ha permesso di essere qui e tutti voi. Cercherò di essere brevissimo, chiedo la gentilezza di avere la presentazione. Allora, parlerò fondamentalmente del ruolo del laboratorio al di fuori del laboratorio. Mi sembra un'assurdità, ma fondamentalmente il POCT, non so, molti di voi lo conosceranno come modello, il Point of Care Testing, fondamentalmente è portare gli esami di laboratorio in una sede che non è abituale, gestito da persone che fanno anche altro nella vita, e fornire al paziente la possibilità di fare gli esami lì dov'è. Difatti, allora io mi occupo, sono all'ospedale Bambino Gesù, sono un tecnico di laboratorio, vengo anche da un'esperienza di Croce Rossa, sono il responsabile nazionale del gruppo di laboratorio e del laboratorio mobile del corpo militare, dal 2000 che mi occupo fondamentalmente, 2004, di POCT in ambito civile e militare. Allora, possiamo andare avanti, per favore? Per quanto riguarda, chiedo la cortesia se... Grazie. Allora, la normativa per quanto riguarda l'aspetto del POCT è qualcosa che va adesso ancora affrontata, perché essendo un argomento che ha trovato vera applicazione adesso, vedremo, dopo il Covid, perché prima del Covid era rimasto all'interno degli ospedali e nelle sedi esatte, magari decentrate, ma dell'ospedale stesso sul territorio per alcune realtà. Quindi si è passata dalla normativa che era la 20.870 alla 15.189, che sarà l'ISO che regola adesso l'aspetto della... Adesso scusate, ma perché non vedo l'immagine, allora devo affidarmi un po' alla memoria. E quindi cos'è fondamentalmente un POCT? È lavorare presso, vicino al paziente, accanto al paziente. Quindi andando avanti possiamo vedere che queste sono le normative di riferimento, possiamo andare avanti così sarà più veloce. Un aspetto fondamentale è la formazione del personale, perché voi immaginate che chi è abituato normalmente a fare il laboratorista poi rimane all'interno del laboratorio e deve trasferire fuori quelle che sono le competenze. E quindi questo è un aspetto fondamentale. Proseguiamo. Allora, chi si occupa oggi del POCT? Fondamentalmente le società scientifiche. Qui vediamo la CIBIOC e la SIPMEL. Io faccio parte del gruppo di studio SIPMEL, ad esempio, del POCT, dove proprio si sta discutendo di quello che sarà
l'aspetto futuro di portare gli esami accanto al paziente. Andiamo. E queste sono le tecnologie. Mi fermo un attimino qui. Che cosa possiamo fare oggi? Oggi in realtà possiamo fare tantissimo al di fuori del laboratorio. Bisogna essere bravi adesso a modulare quello che è la risposta. Immaginate quanto è importante l'impatto, specialmente per chi qua fa la professione medica, per chi è un professionista sanitario, dare un risultato nell'immediatezza e dare un risultato che farà poi valore decisionale per il futuro della clinica. Quello è fondamentale. Quindi dobbiamo, secondo me, in questo momento sederci e lavorare proprio su quella che è l'aspetto normativo e gestionale del dato di laboratorio che viene fatto presso uno studio medico, poi vedremo presso una farmacia, presso un ambulatorio, una sede decentrata qualsiasi, una casa della salute, dove lì secondo me ci deve essere un filtro importante che è o un gestore del dato e la possibilità anche di un medico che possa essere colui che valuta il dato. Qui vediamo che fondamentalmente possiamo avere strumenti di diverse tipologie. Noi siamo abituati alla glicemia fatta in tempo reale, ma quella in realtà è soltanto la storia, no? Adesso arriviamo a fare, addirittura vedremo in seguito, tantissimi valori di chimica. Possiamo fare un emocromo, possiamo fare un emogast analisi e così via, fino ad arrivare ai test di molecolare. Prego, possiamo. E qui proprio arrivo a parlare della farmacia dei servizi, perché è un argomento importantissimo in questo momento sul territorio. La farmacia si sta candidando ad essere non solo quella che distribuisce i farmaci, non solo quella che dà i servizi nell'immediatezza, ma comincia ad essere un punto di riferimento importante per la diagnostica. Quindi immagini per quanto riguarda gli esami di laboratorio, per quanto riguarda quegli esami di diagnostica non solo per immagini ma anche l'ECG e così via che vengono forniti sul territorio. Prego. Noi siamo passati da quella normativa del 2009 adesso al 2020 alla legge 178 che dopo il Covid la farmacia sta aprendo e quell'immagine non l'ho messa a caso perché tutti gli operatori sanitari ricordano perfettamente quello che si è fatto e quindi ora quello che dobbiamo preservare è proprio il dato che fuoriesce nell'immediatezza del luogo dove viene generato, ripeto, e per l'importanza. Prego. Cominciano a sentirsi adesso anche i primi rumors, perché immaginate ora in questa rivoluzione una farmacia, un luogo dove viene fatta appunto l'elaborazione del dato, dove viene dato un importante valore e comincia ad esserci, come il quotidiano Sanità, qui si parla di questo nuovo indirizzo del Ministero della Salute che vuole fornire maggiore, diciamo, autonomia e maggiore disponibilità nei servizi. Andiamo avanti, per favore. E qui la risposta anche di Fismelab, che rappresenta il mondo del laboratorio, non è proprio d'accordo. E proprio questo è l'argomento, come fare a gestire. Si può ragionare, ad esempio, su un gestore, un POCT manager, che può essere colui che entra e fornisce consulenza a chi non fa abitualmente tutti i giorni laboratorio, ma permette di poter dare un dato che sia sicuro e fare in modo tale che ci sia magari un centro di riferimento collegato a telemedicina che possa garantire quella qualità del dato. Questo è, prego. E da qui cominciamo con la tecnologia, vado proprio velocemente. Come vedete, quegli strumentini non sono due strumenti, allora è piccolissima quella cartuccia, emoglobina glicata. Quanto è importante conoscere l'emoglobina glicata in tempi rapidi oppure fare una coagulazione che non si limiti soltanto per chi fa ad esempio terapia anti la tau classica, ma avere non soltanto un PT ma anche più parametri di coagulazione in tempo reale. Immaginate chi soffre di patologie che sono croniche o quelle patologie emergenti che vanno identificate in modo corretto. Quello è uno strumentino che non fa soltanto l'emoglobina glicata, ma fa anche la proteina riattiva e fa altri parametri che sono importanti, ad esempio, anche per un pediatra. Ecco qui che si apre il nostro, diciamo, ventaglio di offerta. Prego. Questo è uno strumento che non è giovanissimo come storia, ma è uno strumento, per chi lo conosce, che fa la bellezza di 32 chimiche in spettrofotometria, chimica liquida.
Quindi noi stiamo parlando di tecnologia che è paragonabile a quella del laboratorio. Quindi vuol dire che oggi io, se vado presso una struttura che ha un POCT, dove c'è un sanitario o comunque un preposto, può darmi in tempo reale dei parametri come le transaminasi, che adesso andiamo avanti per favore così si vede. Vedi, questo si legge male, ma in realtà è il prospetto. Andiamo da quelli che sono gli esami classici della glicemia, trigliceridi e così via, fino appunto a transaminasi, possiamo fare eventualmente troponina, possiamo fare esami che sono critici quando vengono dati. Quindi immaginate voi quanto deve essere forte colui a livello di cultura per poter poi essere sicuro che quel dato uscirà in modo certo. Ed ecco qui la telemedicina, secondo me, che è potentissima, perché il remoto ci permette di dare quel responso esattamente accanto al paziente, in prossimità o in un centro che si trovi sul territorio, ma deve anche, secondo me, dialogare con un centro di riferimento e tra professionisti che possano essere poi formati. E l'Abruzzo, ad esempio, c'era un vecchio progetto, questo lo dico perché in passato io poi vengo da un'esperienza fatta, poi vedremo appunto anche in ambito civile e militare, per la diffusione del POCT, dove la tau e l'emoglobina glicata erano due aspetti fondamentali per poter riportare poi in prossimità del paziente. Prego. Questo è addirittura una pubblicazione di Pradella 2001, si comincia a parlare del sistema rete, come poter collegare il laboratorio a... e quello è della John Hopkins, quel metodo, quel schema lì. Quindi cominciamo a uscire fuori dall'Italia. Il POCT fatto così non è una chiaramente esclusivista, c'è l'Italia in questo, ma in realtà è qualcosa che arriva anche da fuori come modello. Prego. E qui è quello che è stato proposto anche in passato, no? Dove abbiamo la nostra rete di strumenti, abbiamo un supervisore, un POCT manager, quello che possiamo identificare, l'ospedale o comunque la struttura che può garantire e certificare il dato. Prego. E da qui c'è ad esempio un metodo in Australia. L'Australia è un territorio vastissimo che ha bisogno di portare la diagnostica accanto al paziente e si sta muovendo proprio su questo, sulla diagnostica di laboratorio. Sta mettendo dei punti nelle zone più remote dove raccogliere dati e garantire nell'immediatezza la diagnosi. Questo è, prego. E qui sono degli esami, da quella pubblicazione dove ho preso quello che possono fare. Come vedete, lavoriamo ad esempio, quelli sono gli strumenti e questi sono gli esami. Voi non potete leggerlo lì in chiaro, ma c'è un esame, un test in particolare, un metodo che hanno inserito, che è la biologia molecolare. Chi fa biologia molecolare fa diagnosi di infezione virale o batterica o può dare altri parametri che sono di importanza fondamentale. Allora, già l'esame è abbastanza complesso sotto il punto di vista, è semplicissimo da fare, però bisogna interpretarlo. Quindi io da laboratorista chiedo anche a chi è presente come medico di valutare se effettivamente qual è poi la valenza, una volta che viene dato quel dato, secondo me deve essere appunto portato a un'attenta analisi, continuo a sottolineare, e le competenze. E l'università sta formando adesso, parlo ad esempio dei tecnici di laboratorio, dei master che possano far progredire la professione e poter essere dei gestori, dei tecnologi che permettano poi di utilizzare sia i middleware ma anche gli stessi strumenti in modo adeguato, dove i professionisti, che possono essere i medici o i biologi, possano avere la certezza di ricevere un dato che sia certificato. Prego. Qui vi sono dei lavori ai quali ho partecipato, prego, possiamo andare avanti con SIPMEL. E qui con la, vi porto un brevissimo esempio di supporto di quello che viene fatto in ambito militare come Croce Rossa. Abbiamo realizzato un laboratorio dove è un concentrato di POCT, dove questo strumento non è altro che uno shelter, e anche l'Abruzzo, vagamente con il terremoto dell'Aquila, ci ha visto coinvolti. Non abbiamo portato lo strumento, cioè il modulo, perché non ci è stato richiesto, ma ad esempio per il Covid c'era stata un'attivazione affinché ci potesse essere un ospedale da campo con un laboratorio mobile, e si era deciso di mettere anche degli emogas analizzatori e degli strumenti per la coagulazione, essendo una patologia che comunque era compromettente per quanto riguarda anche la coagulazione, in prossimità proprio del paziente.
quindi neanche il, cioè in realtà era lo strumento che andava al letto del paziente. Prego. Questo è il modulo, l'ho fatto giusto, prego, possiamo tornare indietro, dove è piccolissimo, come vedete, entrano uno o due operatori, ma in realtà è completo con un sistema di trasmissione dati, con unità TLC che appunto sul progetto telemedicina va a collegarsi con l'esterno, specialmente quando si muove solo e soltanto il modulo. Prego. E questo è un esempio di quando in Iraq venne allestito l'ospedale, quella freccia lì è il laboratorio e lì era la trasmissione dentro una struttura sanitaria, quindi vedete la modularità o fuori o dentro dell'ospedale. Prego. E questo invece è l'ultima slide, giusto per parlarvi di quello che può succedere quando un dato è fatto in un ambiente, diciamo, non laboratoristico e può far magari sorgere un dubbio, addirittura un errore. Un caso di malaria. Voi vedete la malaria in Italia, noi in malaria in Italia facciamo le diagnosi, c'è poco da fare e ci può capitare, specialmente nelle zone in cui entrano, quindi attenzione, non sono nelle città, ma sono in periferia, specialmente dove approcciano, cioè le imbarcazioni, dove sono i centri di accoglienza. Se io dovessi mettere, nel caso specifico, questo è il caso di una mamma e due bambini, due gemelli, nati in Italia, a Foggia, però la mamma era già stato interessante quando era arrivata in Italia. Alla nascita, questi due gemelli, uno presentava un'infezione da HIV, e l'altro aveva praticamente un quadro, un emocromo che non si riusciva bene a interpretare, e la mamma venne subito screenata anche per malaria, perché poteva essere, essendo la zona d'origine la Nigeria, anche un quadro tipico da malaria, e la mamma venne negativa al test rapido, il figlio positivo, mentre l'altro bambino, due gemelli, positivo, negativo alla malaria e positivo all'HIV. Mamma negativa, e noi da lì cominciamo a dire: dove si è preso questo bambino? Se la mamma è negativa, il figlio è positivo. Il problema era una mutazione di un'istidina che sul test rapido accreditato da WHO non intercettava la malaria, ma non è che intercettasse la malaria la PAN, cioè tutte le altre, né la falciparum, né l'ovale, né tantomeno le altre. E quindi noi avremmo dato negatività se non fatto poi un esame di secondo livello in molecolare, che ci dava poi appunto l'amplificazione, e abbiamo determinato la positività anche sulla mamma, oltre che sul bambino. Quindi lì vuol dire che se io avessi messo su un sistema più OCT limitato solo e soltanto al test cromatografico, avrei dato una falsa negatività. Ecco dov'è la criticità, dove bisogna essere bravi oggi a interpretare il dato. E quindi secondo me è l'esperienza e secondo me un riferimento. E qui mi fermo. Grazie a Gianluca Foglietta, che fra i tanti temi interessanti che ha toccato ha parlato anche del ruolo strategico delle farmacie in Italia. Qui oggi abbiamo il piacere, fra i tanti invitati, la ringrazio per aver accettato il mio invito, la dottoressa Federica Cantò della farmacia. Magari poi, Federica, se sei d'accordo, ti faremo fare un intervento. Adesso andiamo... Cerchiamo di andare in maniera spedita, veloce. So che prima di far parlare il dottor Della Sciucca c'è il professor Mario Bocchicchio, che è stato nostro ospite nell'ultima trasmissione, dottor Bella, dedicata alla telemedicina, informatico, ci ha spiegato l'importanza dell'intelligenza artificiale, è stato nominato anche dal ministro della salute Schillaci al tavolo della salute per elaborare progetti a tutela della salute del cittadino, quindi è voluto essere con noi oggi per porgere un saluto a tutta la platea. Bentornato, professore. Grazie, buongiorno, saluto tutti, e ringrazio Teleabruzzi per aver organizzato questo evento, e naturalmente sono molto contento di ritrovare qui il mio presidente, il dottor Bella, che è sempre estremamente attivo da questo punto di vista, quindi... molto bene questa opportunità. Sugli interventi medici io sarò brevissimo, avete persone eccellenti, straordinarie, che vi hanno raccontato cose davvero interessanti. Io mi limiterò soltanto ad alcuni cenni, perché purtroppo ci sono altri impegni. Vorrei quindi parlarvi di due cose. Ieri ero in visita ad un'azienda italiana che, prendendo spunto
da quello che fa Amazon, ha fatto accordi con dei corrieri per consentire, naturalmente dietro prescrizione medica, alle persone di fare prelievi, per esempio di urine o di altri liquidi biologici prelevabili in casa, fare prelievi a casa, avere un corriere che li preleva con tutte le forme e con tutte le tutele del caso, portarli in analisi e rispedire indietro nel giro di qualche giorno i risultati. Anche questo è un modo nuovo, molto simile a quello che vi ha illustrato poco fa il dottore che mi ha preceduto. Noi abbiamo bisogno di queste nuove forme di interpretazione, di questo modo di vedere opportunità laddove ci sono dei problemi. È un modo nuovo, è un modo diverso, io spero che si estenderà molto. Invece il mio apporto specifico oggi riguarda questo. Credo che tutti voi abbiate avuto esperienza almeno una volta andando in un bar, in un ristorante, uscendo, di avere una richiesta da parte di Google che dice che cosa ne pensi di questo hotel, di questo bar, di questo ristorante. Quelli che si occupano della gestione dei sistemi informatici che fanno funzionare i nostri cellulari non sanno soltanto tutto quando noi ci rechiamo in un ristorante, quanto tempo ci siamo fermati, con chi ci siamo andati, ma sanno anche tutto quando noi andiamo presso un medico, quanto tempo ci fermiamo, quante volte ci andiamo. E perché questo è importante? Perché c'è un aspetto che finora non è stato citato e su cui voglio soltanto fare un cenno brevissimo. La salute delle persone non va curata solo nel momento in cui le persone scoprono di non star bene. Ci sono alcuni grandi player, grandi aziende, che questo lo hanno capito. Qual è la prima cosa che fate la mattina quando vi svegliate? Prendete il cellulare, scambiate un messaggio, vedete che ore sono. Qual è l'ultima cosa che fate prima di andare a dormire? Idem. Questo che cosa significa? Significa che nel vostro cellulare c'è scritto, e è anche facile estrarlo, c'è scritto a che ora siete andati a dormire, a che ora vi siete alzati, quanti passi avete fatto ogni giorno, dal giorno in cui avete acquistato il vostro cellulare fino ad oggi. Perché questo è importante per la cura della salute? Perché purtroppo oggi noi stiamo perdendo il controllo di molte informazioni che riguardano la nostra salute. Gli smartwatch raccolgono dati sul nostro battito cardiaco, sulla nostra respirazione, sui nostri movimenti, e così fanno anche i cellulari. E tutti questi dati dove vanno a finire? Presso il Sistema Sanitario Nazionale? No, vanno a finire nelle banche dati di soggetti che li utilizzano per fare pubblicità, perché vivono di pubblicità. E quindi non è strano che poi vi ritroviate, se siete andati dal dermatologo, con proposte commerciali sul cellulare, sul computer, che vi invitano a utilizzare un medicinale, consultare uno specialista. Queste cose fanno bene, sono utili, ma i nostri dati sanitari devono essere raccolti e gestiti, non dico solo, sarebbe probabilmente un'utopia, ma almeno che siano anche noti in primo luogo a noi, in secondo luogo ai nostri medici curanti e sicuramente al Sistema Sanitario Nazionale. Questo è molto importante. La salute non nasce nel momento del bisogno di salute. La salute è un bene prezioso che noi dobbiamo custodire e curare quando stiamo bene, prima ancora che quando stiamo male. Gli strumenti informatici, l'intelligenza artificiale, ci danno un enorme supporto da questo punto di vista. Hanno dimostrato di essere un elemento straordinariamente efficace, però occorre che i medici imparino a collaborare con gli informatici, con chi analizza i dati, con chi li raccoglie, e occorre che il soggetto politico che ci rappresenta si renda conto che la salute sta cambiando. Il modo di gestire il Servizio Sanitario Nazionale sta cambiando. Mi fermo qui, ci vorrebbe ben altro tempo per discutere di questi argomenti, ma il mio, come vicepresidente della Società Italiana di Telemedicina, che è rappresentata lì dal dottor Bella, è uno stimolo a incontri successivi e a riflessioni comuni da fare in momenti successivi.
Grazie. Professore, grazie, esaustivo, illuminante come sempre, anzi ci ha fatto scoprire anche delle cose nuove. Abbiamo già avuto il piacere di averla ospite in trasmissione e la chiameremo presto, perché Tele Abruzzi ha bisogno di lei, la telemedicina ha bisogno di lei. Grazie professore. Arrivederci, buon lavoro. Grazie, grazie. Bene. Beh, devo dire, non so se siete d'accordo, ma suppongo di sì. Nel frattempo c'è il regista che ogni tanto da stamattina mi fa gesti, non ne ho indicati a me. Devo dire, stiamo trattando la telemedicina sotto molti aspetti, stiamo scoprendo, immagino voi come me, non credo il dottor Bella, ma voi come me, la dottoressa Ceccagnoli annuisce, mi fa piacere, quindi almeno una persona che mi dà ragione c'è. Stiamo scoprendo tante sfaccettature importanti della telemedicina. Io, ad esempio, del ruolo importante delle farmacie l'avevo già intuito, ma il dottor Foglietta ce ne ha parlato. Bene, adesso bando alle ciance, mancano 40 minuti alla fine del convegno. Vado a salutare, come presentarlo? Eccellente professionista, rappresenta l'eccellenza della sanità abruzzese, ma io direi italiana, un uomo meraviglioso per il quale i pazienti non sono numeri, ma dietro ognuno di loro c'è una storia che lui sa ascoltare e li sa curare. Benvenuto di cuore, lo ringrazio per aver accettato il mio invito, all'ex primario di gastroenterologia degli ospedali di Penne e di Atri, nonché direttore scientifico della FOGI, Fondazione Oncologica Gastroenterologica Italiana. Benvenuto, dicevo, al convegno sulla telemedicina, consentitemi, ad uno dei miei più cari amici, al dottor Alessandro Della Sciucca. Grazie Vincenzo delle tue meravigliose parole, io non so come ringraziarti, non li merito, sono veramente felice di partecipare a questo convegno. Tu sai benissimo, da anni mi conosci, quanto a me sia caro il concetto di presa in carico del paziente, e la telemedicina in questo ci viene in grandissimo aiuto, e a mio avviso uno straordinario mezzo tecnologico per arrivare dovunque sia il paziente. Noi abbiamo la possibilità, attraverso la telemedicina, di andare a casa del paziente, e questo è un grandissimo successo. È un grandissimo successo perché abbiamo la possibilità di seguirlo, abbiamo la possibilità rassicurarlo delle sue ansie. In gastroenterologia, almeno nel mio lavoro, cioè questo compito è molto arduo, molto spesso. La telemedicina ci dà la possibilità di interagire con diversi colleghi, di affrontare anche insieme casi clinici complicati, ridurre il margine di errore, soprattutto medico, prendere le decisioni più adatte, più indicative, soprattutto sul paziente, cioè la correttezza, l'indicazione esatta dell'intervento a cui noi andiamo a fare. In questo ambito, la telemedicina, l'importanza che riveste e soprattutto sulle malattie infiammatorie intestinali. Le malattie infiammatorie intestinali sappiamo benissimo che impatto sociale, lavorativo, psicologico riceve il paziente alla prima diagnosi, quando parliamo di rettocolite ulcerosa e peggio ancora quando parliamo di morbo di Crohn.
sono pazienti giovani, molte volte adolescenti, e vengono implicate purtroppo in questa sofferenza le famiglie, e alla prima visita e al primo riscontro, soprattutto diagnostico endoscopico, che segue poi una terapia inizialmente tradizionale e poi, se non rispondente, anche biologica. E in questo ambito i pazienti, tra la prima diagnosi alla fine della prima terapia, intercorrono tante variabili. Le variabili sono costituite soprattutto dalle fasi di riacutizzazione, di remissione, soprattutto rassicurarli dei piccoli sintomi che possono insorgere in questo ambito di tempo, e la possibilità di arrivare a casa loro, di comunicare, di rassicurarli, magari anche di poter valutare anche eventuali esami di laboratorio che loro hanno fatto in questo periodo di tempo, sui sintomi, sulla prosecuzione della terapia e anche sulla dieta da applicare, perché molte volte loro dicono: ma cosa dobbiamo mangiare, come ci dobbiamo comportare, le stesse famiglie degli adolescenti, avere delle informazioni maggiori. Sappiamo benissimo qual è la difficoltà anche di contattare gli specialisti dei centri di riferimento, ma anche degli ambulatori delle malattie infiammatorie, sono pochissimi, e quindi soprattutto intasati di lavoro. Quindi la possibilità di ricevere informazioni di questi pazienti dal loro studio e i pazienti stessi da casa rappresenta, secondo me, un mezzo fantastico, eccezionale. In questo io lo abbiamo visto anche, abbiamo preso ad esempio dei centri di riferimento sulle malattie infiammatorie intestinali come il Mauriziano di Torino e come l'Università Federico II di Napoli, particolarmente loro esperti in materia delle malattie infiammatorie intestinali. Abbiamo fatto un raffronto. Un raffronto è stato che nel periodo pre-Covid la telemedicina non era quasi utilizzata, conosciuta. Nel periodo invece proprio del Covid e nel post-Covid c'è stato praticamente il 78% dei casi che hanno utilizzato e hanno avuto estremamente beneficio contatti da remoto attraverso il sistema della telemedicina, quindi contattando gli specialisti attraverso praticamente questo mezzo, e nei loro studi hanno consigliato ed eventualmente anche valutato il caso in quei pazienti più urgenti se ospedalizzarli o meno. Quindi questo è un mezzo importantissimo anche per ridurre soprattutto l'ospedalizzazione e quindi ridurre le spese sanitarie. Si è visto che anche nel periodo post-Covid, quindi dopo la pandemia, uno su quattro dei pazienti ha continuato ad utilizzare la telemedicina e quindi praticamente ad avere enormi vantaggi, quindi non ritornare negli ambulatori, rifare gli esami, comunicarli allo specialista, quindi con notevolissimi vantaggi da parte soprattutto del paziente. Io ritengo che la telemedicina debba necessariamente entrare nei servizi di gastroenterologia, quelli in particolare che si interessano soprattutto di malattie infiammatorie intestinali. Sappiamo che noi praticamente sono malattie croniche, quindi hanno bisogno di un monitoraggio, diciamo, abbastanza ravvicinato. Valutare le variazioni, valutare anche eventuali possibili aggravamenti della malattia. Quindi è uno sforzo che le istituzioni, i direttori generali, tutti,
tutti devono compiere per permettere, perché poi a vantaggio proprio stesso della medicina è anche economica, che permettono ai pazienti di essere sempre vicini ai loro specialisti. Io vi ringrazio. Ok, grazie al dottor Della Sciucca, grazie ad Alessandro. Ho dimenticato di dire, il dottor Della Sciucca insieme ad altri specialisti hanno fondato una interessantissima associazione sulla nutrizione. Noi tutti sappiamo quanto sia importante la nutrizione nella nostra vita quotidiana, che si chiama Alessandro Alimentamenti. Bene, Alessandro, a te non serve che te lo dico, ma da lunedì ci metteremo insieme a lavorare per fare in modo che Alimentamenti e iTeam viaggino di pari passo, per fare informazione, per sviluppare, insegnare un perfetto stile di vita, perfetto, un buon stile di vita. Il dottor Nardi sorride, ma bontà lui è in perfetta forma, ma tanta gente magari non ha questo ottimo rapporto con la nutrizione. Dio solo sa quanto è importante, e dovremo sviluppare la telemedicina in tutto l'Abruzzo. Bene, sono rimasti pochi interventi ai quali chiedo a tutti i relatori massima brevità, perché torno a ripetere, alle 13 dobbiamo concludere. Diamo la parola a Fabrizio Clemente, che ci parlerà delle normative per la telemedicina e la pratica clinica. Andiamo a vedere un video in remoto, perfetto, grazie Guido. Buongiorno, ringrazio anche il presentatore per questa giornata all'invito, ringrazio anche il presidente Stella che ha promosso questa interessante iniziativa. Mi spiace non essere presente, ma spero che questo mio contributo possa animare la discussione tra i partner presenti e partecipanti. Vi parlerò di alcune nostre esperienze. Io sono lavoro al CNR e presso l'ospedale grazie all'esperienza di Monofosipico, e sono docente di qualità di esposizione medici e sistemi sanitari. Nell'ambito di questa attività, con collaborazione con diverse aziende ospedaliere, e presenteremo alcune esperienze a partire però dalla definizione dei modelli assistenziali nella pratica clinica relativi alla telemedicina. La telemedicina, partiamo direttamente post-Covid, nel 2020 è stata definita come un approccio innovativo alla pratica sanitaria, consentendo l'erogazione di servizi a distanza attraverso l'uso di dispositivi digitali, internet, software e delle reti di telecomunicazione. A partire appunto dal dicembre del 2020 ci sono state un fiorire di linee guida, documenti legislativi, leggi che meglio definiscono i servizi, il loro inserimento ed anche la loro pratica implementazione, ignorata anche le tecnologie necessarie e offrendo anche le tecnologie necessarie a che questi servizi possano essere immessi nella pratica. Tutto questo è finalizzato al disegno di un nuovo regime assistenziale basato sulle tecnologie e utilizzare le tecnologie come strumenti che possano mettere al centro la persona, dove per persona si intendono paziente e operatore, in modo tale che siano forniti agli utenti gli strumenti a che le cure sanitarie possano essere fornite in modo tempestivo, sicuro, efficace ed efficiente. Su questo lo Stato ha fatto un grosso investimento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono 1.500 milioni di euro, sono disponibili per l'attivazione dei servizi di telemedicina.
Per far questo l'organizzazione centrale dello Stato ha attivato due linee di attività. Una, la definizione di modelli organizzativi territoriali attraverso il DM77, che definisce modelli standard per l'assistenza territoriale, riconoscendo la telemedicina un elemento abilitante per la sua riorganizzazione e il potenziamento del. Da un'altra linea di attività realizzata attraverso l'Agenas è la creazione di un ecosistema digitale, quindi creazione di piattaforme nazionali di medicina, definizione dei requisiti dei servizi e dei microservizi specifici e una definizione attraverso linee guida, questa è una delle tante, per l'attuazione dell'assistenza domiciliare. La parte importante è che è stato creato un'offerta clinica tecnologica. Queste sono le offerte cliniche, le sette offerte cliniche: televisita, teleconsulto, teleconsulenza medico-sanitaria, teleassistenza, telemonitoraggio, telecontrollo e telereabilitazione, con gli attori individuati in questo processo. E qua io vi parlerò di modelli quality oriented, uno degli aspetti della qualità, chi sono gli stakeholders coinvolti, cioè nel riconoscimento della televisita abbiamo ovviamente il requerente, il prescrittore e l'erogatore, se ci sono equipe medici domiciliari, se è attivata, quando sarà presente, dove è già presente la corte che attiva questo servizio, se è coinvolto il centro servizi della medicina oppure attività presso il domicilio del paziente. In questo caso la televisita è elemento tipico, è uno strumento tipico che applica e esporta l'attività sanitaria a casa del paziente tramite strumenti tecnologici. Tutto questo è finalizzato a questa creazione di un ecosistema digitale, al di là delle tecnicalità nella definizione di ambiente nazionale, ambiente regionale, regione e azienda sanitaria, di come queste piattaforme distribuite sul territorio comunicano fra di loro, che è il risultato di lavori che noi bioingegneri stiamo seguendo da diversi decenni. L'importante è l'interazione anche con altri servizi centrali abilitanti, fondamentale nell'erogazione dei servizi della medicina, il collegamento con lo SPID piuttosto che col pago PA, ed è stato all'inizio uno scoglio da superare per il pagamento, per esempio, del ticket. Ricordate che i primi servizi telemedicina offerti erano fatti solamente per paziente senti, perché se no il paziente doveva comunque andare al CUP a pagare il ticket, e questo creava un controsenso nel modello organizzativo. Vi ho detto che partiamo di disegno di servizi di telemedicina quality oriented, secondo i principi della qualità, quindi il cerchio PDCA, Plan Do Check Task, che parte l'identificazione di linee guida standard, strumenti della qualità e di outcome, e il riconoscimento, la valutazione e il riconoscimento dei punti di eccellenza, l'attivazione di un piano di miglioramento. E questo nell'implementazione oppure anche nel trasferimento di servizi già esistenti verso questo nuovo modello organizzativo, per noi è stato un faro illuminante per poter poi realizzare l'adesione agli standard imposti dal 2020 in poi dal sistema sanitario nazionale. E quindi definizione di un piano di qualità, di un obiettivo di qualità e di procedure. Ora, il piano di qualità non è fine a se stesso, perché le caratteristiche di qualità, al nostro parere, vanno di pari passo con i principi etici, perché l'efficacia, la responsabilità e la sicurezza, la trasparenza, tipica delle procedure di qualità nell'ambiente industriale, trasferite in ambienti sanitari, diventano principi etici nella offerta di un servizio clinico che risponda appunto, al come abbiamo detto all'inizio, alle esigenze del paziente. E quindi gli strumenti e la qualità che vedrete nelle successive slide, che non entro nel merito, poi che abbiamo utilizzato,
giusto per farvi capire, per far capire come possono essere utili la progettazione dei servizi, sono questi diagrammi UML delle attività, degli indicatori, questi sono indicatori a partire da LEA, gli indicatori sono fondamentali nella valutazione del servizio clinico, indicatori di struttura, processo clinico e l'utilizzo per la verifica di semplici checklist. Una prima applicazione che vogliamo usare è quel nostro intervento, l'aiuto che abbiamo dato all'asso di Frosinone, in particolare all'unità operativa di HR. Ok, grazie a Fabrizio Clemente per il suo intervento. Adesso diamo la parola a Claudio Azzolini, professore ordinario presso l'Università di Insubria, nonché relatore, dottor Bella mi corregga se sbaglio, uno dei maggiori esperti di telemedicina in Italia e, se la memoria non mi inganna, pochi anni fa è stato relatore di telemedicina addirittura alle Nazioni Unite, lo scorso anno. Bene, quindi diamo la parola al professor Claudio Azzolini. Professore, benvenuto a Teleabruzzi. Grazie, mi sentite? Sì, professore, prego. Ecco, darò alcuni concetti rapidi, vista l'ora. Intanto ringrazio moltissimo gli organizzatori, lei e il dottor Bella, Sergio Bella, per l'invito a questa bellissima riunione a parlare di telemedicina. Non riesco a caricare i miei diapositivi perché sono pesanti, quindi farò senza schermo condiviso e andrò ovviamente un po' di fretta. Beh, la e-health o medicina digitale è considerata quello che può fare l'informatica medica alla salute di tutti i cittadini a tutte le età. E possono essere le CUP delle farmacie per prendere appuntamento, il funzionamento delle nostre apparecchiature strumentali, chirurgiche e quant'altro. Un sottogruppo della IET è proprio la telemedicina e si era fatto un po' di confusione recentemente, adesso un po' meno, ma la telemedicina è una parola, come si dice, polisemica, ha molti significati. C'è la televisita, la teleconsultazione, la second opinion, teleassistenza, telemocare e così via. Ognuno con le proprie peculiarità, per software, per vivacità, per accesso, accessibilità e anche rimborsabilità. Quindi vi sono vari parametri assolutamente differenti. Il titolo della relazione è quello di capire cosa si può fare. E intanto vi dico cosa non si può fare. Assolutamente chi fa un progetto di telemedicina deve lavorare spalla a spalla con l'informatico medico. Se, come abbiamo fatto noi questo errore molti anni fa, andiamo a dare un pacco di soldi in una server farm e speriamo di avere un prodotto di ritorno, sbagliamo, dopo è da rifare tutto. Per cui mi raccomando, ogni progetto che parte deve partire con un supporto attivo fra medico e informatico medico. Le applicazioni possono essere molte, come si è parlato, si è visto come il mercato è evoluto e ci ha dato moltissime cose utili, anche se i vantaggi sono molti, ma gli svantaggi sono il fatto che manca organizzazione e standard ancora. Non mi soffermo su tutto quello che ci deve essere in un portale di telemedicina, noi abbiamo uno che lo utilizziamo dal 2001, codice di condotta, privacy policy, security, sicurezza, poter caricare le immagini molto rapidamente, eccetera, eccetera. E i vantaggi ovviamente sono tanti e si sono già detti tutti. Mi soffermo solo su due punti. Uno è il processo di valutazione di ogni progetto, in senso di accesso, quanto il medico accede al sistema, accessibilità, quanto il medico è contento delle procedure che sta utilizzando, qualità dei dati e efficacia medica. Noi abbiamo svolto molti progetti, grazie di aver nominato l'ONU, in vari campi, sempre per fare in modo che il paziente sia il primo attore ed eviti entrate in ospedale inopportune o quantomeno facilitano di più i compiti. Da ultimo, le barriere della telemedicina vecchie, come voi sapete, che sono la poca affidabilità, la lentezza delle comunicazioni e i costi delle telecomunicazioni, sono state completamente superate. Adesso abbiamo processi di problemi di organizzazione e della poca voglia di fare, forse perché siamo indietro. Siamo indietro e onestamente è sempre difficile capirlo, perché occorre trovare un punto di unione fra i progetti e i finanziatori, che possono essere di vario tipo. Se un progetto di telemedicina
viene eseguito senza dar conto dell'ecosistema dell'offerta, non va molto avanti. Ecosistema dell'offerta vuol dire avere un prodotto che funzioni, che sia aggiornato, avere un cliente che lo veda, gli piace, che voglia acquistare, che sia pubblico o privato. Se mancano queste basi del sistema dell'offerta, dell'ecosistema dell'offerta, il sistema rimane artigianale, senza nulla togliere alla validità accademica di ogni progetto. Per questo in Italia abbiamo anche oggi molti progetti a macchia di leopardo che mancano però, che sono ancora vulnerabili a fronte del mercato, il problema di organizzazione, organizzazione, costi, burocrazia e quant'altro. Quindi la nostra volontà è quella di proseguire cercando anche partner industriali che possano far crescere veramente la telemedicina. Grazie. Grazie professore, grazie. Le auguro, grazie del suo intervento, le auguro buon lavoro e noi siamo convinti assertori e questo convegno ne è la dimostrazione dell'assoluta utilità della telemedicina, quindi grazie, grazie infinite per il suo lavoro. Grazie. Grazie a lei. Allora, grazie. Buon lavoro. Allora, siamo arrivati quasi alla fine, mancano 15 minuti. Chiedo ai prossimi relatori assoluta brevità. Stamattina, dottor Bella, a volte sono ripetitivo, ma il tempo stringe. Intanto saluto il mio caro amico Marco Presutti. Grazie Marco per aver accettato il mio invito. Grazie a tutti voi per la vostra pazienza. Ogni tanto qualcuno va via. Ecco, l'applauso del dottor Steccia, che adesso chiamerò a parlare, al collega Marco Presutti, è il più bel segnale della politica italiana. Marco, sarai d'accordo? È uno splendido segnale, perché non è di poco conto, no? Visti i tempi in cui viviamo, non è un elemento di poco conto, quindi onore. Assolutamente, io sono il terzo, anche se non sono in politica. Bene, a proposito di politica, se siamo qui, se gli scienziati da tutta Italia, se il presidente di AITIM e tutti i medici da tutta Italia, informatici, hanno potuto spiegarci l'importanza assoluta della telemedicina, il merito è di questo signore qui. Vado a presentare il dottor Eugenio Seccia. Dottore, aspettiamo martedì per l'assessorato. Grazie dell'intervento del dottor Eugenio Seccia del Comune di Pescara. Prego. Buongiorno a tutti. Sì, so che questa mattina già è passato il sindaco, ovviamente pensavo che non ci fosse, invece ho scoperto felicemente che c'è, è passato anche il presidente dell'Ordine dei Commercialisti questa mattina. Risaluto l'amico Marco Presutti, il quale diciamo ci unisce un po' la stima reciproca, ognuno nelle proprie posizioni, ma come dicevi tu siamo moderati. Il Comune di Pescara, quando diciamo, è stato coinvolto in questo progetto, ovviamente tramite la mia persona, e sono onorato di questo, si è messo a disposizione per poter in qualche modo parlare di telemedicina, perché ne parlavamo in una trasmissione televisiva tramite internet con il professor Bella, con ovviamente Vincenzo Cilli. È importante che si inizi a parlare del territorio, di questa argomentazione, per poter far germogliare la cultura all'interno di questo territorio, perché è importante che anche noi come amministratori, seppur in formato ridotto rispetto alle competenze regionali della medicina, dobbiamo in qualche modo sensibilizzare queste attività. È importante che il nostro territorio sia recettivo di questa possibilità che è già reale magari in altri ambiti, e che non possiamo farci scappare come Regione Abruzzo. Quindi Pescara diciamo, ha avuto l'opportunità di parlare di questo importante argomento con dei luminari, se mi consente professore, perché è importante che non rimaniamo fuori da questa argomentazione. Sia io che il collega Marco Presutti, ovviamente non a caso siamo qui, proprio perché, mi permetto di autoincensarci Marco, bisogna guardare
un po' lontani da amministratori, non guardare solamente a quelle che sono le cose quotidiane che sono importanti, ma bisogna anche programmare il futuro della nostra città attraverso anche riportare ai nostri referenti, ognuno per le proprie appartenenze, quelle che sono gli solchi da fare per portare avanti queste situazioni. La sanità pubblica è un bene importantissimo, la sanità in generale, quella pubblica in particolare, se mi permettete, proprio dopo l'esperienza Covid, io sono stato assessore della protezione civile, abbiamo scoperto che non bisogna andare a tagliare risorse sulla sanità e nello stesso tempo investire in capitale umano e quindi anche tecnologie come in questo caso, perché quando c'era da rispondere la sanità pubblica ha risposto al territorio. Non è una critica verso medici che non appartengono alla sanità pubblica, ma un'oggettività dove il cittadino ha avuto un riferimento preciso e puntuale nelle strutture pubbliche. Io parlo da libero professionista, da fratello, in casa un medico che lavora in una struttura pubblica e che è stato in trincea, che mi avvertiva puntualmente di situazioni veramente drammatiche all'interno delle strutture e mi ha fatto capire, mi ha stimolato in me una sensibilità che probabilmente non tutti hanno. Quindi grazie per questo tipo di intervento, perché non dobbiamo fermarci, dobbiamo guardare avanti e programmare soprattutto quelle che sono il nostro futuro, che è presente, perché quando arriva la telemedicina è già presente. Grazie al dottor Seccia. Non solo non dobbiamo fermarci, caro Eugenio, ma come abbiamo detto nell'arco di tutta la mattinata, il bello viene adesso. Da lunedì ognuno di noi, ognuno dei presenti in sala e non solo, dovrà metterci del proprio, perché dovremo fare in modo di sviluppare la telemedicina, l'iTeam, visto che abbiamo la fortuna di avere eccellenze di questo livello e di tutti coloro che si sono collegati, sempre nell'interesse della salute dei cittadini abruzzesi. Grazie Eugenio. Grazie. Allora, abbiamo ancora 10 minuti, io chiederei di salire sul palco al dottor Marco Donatelli, poi c'è Fabrizio Pecoraro. Marco, 2 minuti. 2 minuti. Tu, poi Fabrizio Pecoraro, le conclusioni poi al dottor Bella. C'è il regista che mi... Allora, buongiorno a tutti, velocemente. Noi abbiamo già utilizzato la telemedicina. Io sono il vicepresidente dell'UCCP di Scafa, che prima era UTAP, 15 medici, 20.000 assistiti. Abbiamo usufruito già dal 2018 di finanziamenti comunitari, abbiamo monitorato una cinquantina di pazienti diabetici, bronchitici cronici, ipertesi, fibrillanti, eccetera, sviluppando proprio la piattaforma, acquistando su internet i device, facendo lavorare degli ingegneri che hanno sviluppato un gateway, i pazienti si collegavano e trasmettevano alla nostra centrale aperta 12 ore al giorno i loro report. Il medico che c'era di turno, l'infermiera o la segretaria contattavano noi e noi interveniamo. Guarda caso, 2018, poi è arrivato il Covid e abbiamo ulteriormente utilizzato, sviluppato e implementato Daisy Covid. Idem, pazienti, in questo caso più critici. Io a letto monopello, marzo 2021, avevo su 1.400 assistiti, appunto, avevo 99 pazienti che monitoravo, e di conseguenza era importante, chiaramente non tutti, alcuni erano con sintomatologia poco importante.
Adesso stiamo ancora sviluppando un ulteriore, sempre usufruendo di contributi comunitari, appunto, un ulteriore step. Stiamo organizzando tutto e facendo anche telemedicina, teleassistenza e anche forse entrando a gamba tesa su quello che vorrebbero fare le farmacie, perché il professionista, se mi permettete, è il medico. Chiaramente il dottor Foglietta dice giustamente, però il medico, il POCT, noi l'avevamo già studiato, ma è chiaro che le risorse che arrivano alla Croce Rossa sono molto meno molto più ampie di quelle che possono arrivare a cascata sul territorio. Per cui abbiamo iniziato già da 7 anni quasi a fare telemedicina e siamo UCCP dal 2007, primo 2 gennaio 2007. Un ulteriore, Vincenzo, il dottor Cilli me lo permetterà, sono anche il presidente dei medici calciatori, di cui mi vanto, ho portato a vincere il torneo delle professioni esattamente 10 anni fa, succedendo ai commercialisti e a quant'altro, per cui cerco sponsor, se qualcuno è interessato si fa dare da Vincenzo il numero e facciamo attività di beneficenza in verità, per esempio la partita del 2022, il sindaco diede il calcio d'inizio contro l'Ucraina, non dico che l'ho organizzata tutta quanta io, ma per il buon 60% credo io, 2.500 rotti euro dati all'associazione Nessuno Escluso di rappresentava gli ucraini qui, così come l'ANFAS a Castel di Sangro. Spero di ripetere ancora quest'anno la stessa esperienza, una vecchia gloria del Pescara, la SLA, eccetera eccetera. Buona domenica a tutti. Grazie. Anche no, buon Italia-Svizzera tra poco. Grazie. Grazie Vincenzo. Grazie Marco, grazie al dottor Donatelli, ci ha dimostrato che quando le cose si vogliono fare, si possono fare. Dottor Seccia, quando le cose si vogliono fare, si possono fare. Quindi da lunedì io verrò a seccarti, da mercoledì, facciamo da mercoledì. Fabrizio Pecoraro, 2 minuti, siamo alle 12.55, prego. Ci parlerà della telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. Le chiedo la sintesi, le chiedo venia per la brevità. Mi sentite? Sì. Ok. Sarò schematico come la mia professione e la mia formazione mi confà. E oggi abbiamo parlato di dati, di processi, di telemedicina. La telemedicina è decisamente un pilastro del nuovo sistema informatico nazionale e l'altro è il fascicolo sanitario elettronico. Senza il fascicolo sanitario elettronico, la sedia, anzi lasciatemelo dire come direste voi pescaresi, la seggia non tiene. E, i dati raccolti durante le procedure di telemedicina devono essere collezionati insieme agli altri all'interno di un sistema che contiene tutta la storia clinica del paziente e che può essere visionato da chi segue il paziente, da chi lo prende in carico, dagli altri professionisti in maniera rapida. Il fascicolo sanitario elettronico in Italia ha una vita ormai lunghissima. Io sono entrato al CNR nel 2007 e già si parlava di fascicolo sanitario elettronico, nonostante la legge poi sia entrata nel 2012, successivamente nel 2015. Noi parlavamo già di fascicolo sanitario di seconda generazione perché pensavamo che un raccoglitore di documenti, cioè la traslazione di quello che noi abbiamo a casa nel nostro armadio di documenti cartacei in una versione digitale non fosse sufficiente. C'era bisogno di disaggregare i dati ed utilizzarli non solo per scopi primari, cioè quelli di diagnosi, ma anche per scopi secondari, cioè quelli di aiutare il governo e la ricerca nell'identificazione di aspetti epidemiologici ed altro. E questo, come tante altre cose, è emerso durante il Covid, quando ovviamente le regioni si sono ritrovate, la maggior parte, con dei sistemi antiquati, poco utilizzati, che comunque non rispondevano alle esigenze di quel preciso momento. Oggi però si parla di opportunità, e l'opportunità nasce proprio da questo nuovo decreto del 2023 e dal fatto che c'è in atto una transizione verso nuove infrastrutture, infrastrutture dedicate sia alla telemedicina e sia al fascicolo sanitario elettronico. E le regioni, che ovviamente hanno in questo campo, nella sanità, il governo, hanno l'obbligo verso i cittadini di prendere questa opportunità e sviluppare
su modelli più, diciamo, terza, quarta, anche quinta generazione, sia le esperienze di telemedicina sia le esperienze di fascicolo sanitario elettronico. Ovviamente ci sono delle criticità, se ognuno di noi guarda dentro al proprio fascicolo in questo momento, ad esempio nel mio, Regione Lazio, io trovo le prescrizioni, perché vanno attraverso il flusso ovviamente, ma sappiamo che il flusso delle prescrizioni è nato per motivi economici, e trovo i miei tamponi per il Covid e basta, non trovo altro, cioè chiaramente sono diversamente giovane, non sono cronico, ho avuto poche acuzie, quindi, però durante, diciamo, la mia vita ho avuto accesso a delle strutture sanitarie. Questi documenti al momento non sono disponibili. In ogni caso la transizione deve essere attraverso sicuramente una destrutturazione del documento e una interoperabilità fra fascicoli, anche per una anche per un aspetto molto importante in Italia, di cui è stato parlato precedentemente da un altro relatore, che è quello della mobilità sanitaria, cioè il fatto di poter essere curati in altre regioni e in quelle regioni dove si accede la possibilità di avere a disposizione almeno il profilo sanitario sintetico, cioè la descrizione sintetica di quelle, delle patologie, delle prescrizioni, insomma di tutto quello che descrive quel paziente, ma anche per il paziente stesso, che ha a disposizione attraverso una infrastruttura federata di tutti i dati che ha costruito durante la sua vita. Grazie. Grazie a Fabrizio Pecoraro, ho scoperto che c'è qualcun altro oltre al sottoscritto che è diversamente giovane, il mio direttore in trasmissione me lo dice sempre. Accolgo con il suo splendido sorriso, visto che abbiamo parlato anche di farmacia, la dottoressa Federica Cantò, che vuole farci un saluto. Benvenuta dottoressa. Grazie. Io sono molto soddisfatta di ciò che sta avvenendo, perché in realtà la farmacia si è dimostrata un presidio sanitario a tutti gli effetti. È stato in grado di supportare il lavoro dei medici, soprattutto degli ospedalieri, e quindi, come sai, la mia farmacia è sempre all'avanguardia, perché noi siamo fra le tre farmacie in Abruzzo che preparano cannabis, quindi quando in Italia sono pochissime farmacie che fanno queste preparazioni. Ci siamo già attivati da anni con la teledermatologia, abbiamo inserito adesso l'emocromo, i nostri controlli di qualità vengono effettuati dall'ospedale civile di Pescara, perché abbiamo una collaborazione quotidiana con il dottor Rocco Florindi, dello speciale responsabile dell'AIPA. Quindi noi abbiamo dei risultati in tempo immediato che confrontiamo con lui, e in caso di criticità lui è in grado di riferire agli specialisti di riferimento. Quindi i nostri macchinari vengono controllati non solo dalla ditta di riferimento, ma mensilmente noi confrontiamo i nostri dati con quelli dell'ospedale civile. Bene. Grazie, grazie alla dottoressa Federica Cantò. Auspico una sua presenza, dottor Bella, in trasmissione con noi a partire da settembre. Grazie di nuovo. Lascio la parola conclusiva al dottor Bella, presidente di iTeam. Le è piaciuto il convegno, dottore? Se ti rispondo no, che succede? No, a parte gli scherzi. Direi che è stato un sabato bello pesante, però anche bello costruttivo, nel cui ognuno di voi ha messo il suo tassello. Io stesso, nonostante quello che dice il buon Vincenzo, ho imparato molto, che non è che essere presidente vuol dire sapere tutto. Quindi voglio dire, mi ha fatto veramente piacere. Ora ognuno sa quello che fanno gli altri. Ho scoperto che c'è una telemedicina che funziona qui nella zona di Pescara, ho scoperto, ma questo lo sapevo onestamente, telemedicina che funziona nella zona di Teramo, ho scoperto una farmacia che in qualche modo lavora in telemedicina. Ecco, quello che manca è proprio la rete,
Io l'ho scoperta oggi perché stavo qui, non perché io lo debba scoprire per qualche motivo, perché uno ci si aiuta. Quindi ora dico semplicemente che sta a noi, ognuno per le sue competenze, ognuno per quello che può fare. Io sono convinto che noi faremo bene, come batteremo la Svizzera stasera. A proposito di calcio, il convegno è giunto al termine, abbiamo sforato soltanto 2 minuti, dottor Bella, siamo stati bravissimi con tutti i nostri relatori da tutta Italia, ma siccome è appena arrivato un altro dei miei amici più cari, tu parlavi di sport, questa persona, lui lo sa, io gli voglio bene come si può volere bene a un fratello, perché è un medico professionista eccezionale, di una disponibilità che raramente io vedo in altri suoi colleghi, ed è anche un noto conoscitore di calcio. Ma due parole, io lo invito sul palco, presento a tutti, per quei pochi che non lo conosco, ma sono sicuro che è assolutamente conosciuto, al dottor Paolo Fazzi, direttore di virologia dell'ospedale di Pescara. Benvenuto Paolo. Al 78 all'84, l'Università Cattolica di Roma. Ma di qua, quindi ci conosce da tanto tempo. Lui poi si è occupato, lo so perché insomma l'ho seguito, stiamo in un gruppo di ex studenti, ex studenti, tanto il medico deve sempre studiare, e so che si occupa di telemedicina, che per me è una cosa abbastanza nuova, non sono ovviamente un conoscitore, quindi non, purtroppo non sono potuto venire, ma Vincenzo lo sapeva, dovevo venire perché avevo un impegno, e poi purtroppo sono dovuto andare a una casa funeraria perché è morto un mio amico, e quindi il problema della mia mancanza qui per comunque per onorare insomma questo evento si è allargato, quindi praticamente amplificato, quindi ecco, sono solamente adesso mi fa piacere comunque di essere venuto quantomeno a salutare Sergio e gli amici, peraltro in sala ve ne sono tanti, e mi sarebbe piaciuto, tanto poi comunque ci terremo in contatto. Io sono nella disciplina della microbiologia, quindi è una disciplina di laboratorio, il laboratorio si presta in realtà alla telemedicina, perché basti pensare che adesso ci sono anche delle innovazioni tecnologiche per cui noi possiamo trasferire dei dati visivi da un microscopio a un altro, fare dei collegamenti con anche diciamo esperti anche molto molto distanti, però io poi non è che sia appunto un esperto di queste cose, e purtroppo non so praticamente nulla di informatica, essendo nato nel 1959, e quindi diciamo piuttosto diciamo poco avvezzo all'uso dei sistemi. Però per quanto riguarda la telemedicina, che anche se penso che non rientri se non all'atere dei problemi che avete affrontato, volevo comunicare che in Abruzzo saremo i primi, tramite una rete informatica importante, a monitorare il quadro dei multidrug resistant organismi, quindi praticamente dei microrganismi, in particolare i batteri multiresistenti, saremo i primi in Italia, e probabilmente inizieremo nel 2026. Come funzionerà? Funzionerà che noi dai laboratori invieremo i ceppi microbici, quelli ovviamente un pochettino più da attenzionare, all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, che è leader in Italia per questo tipo di discorso. I laboratori dell'Istituto Zooprofilattico sono favolosi,
hanno una strumentazione che farebbe invidia anche gli Stati Uniti, e grazie al fatto che, se non so se lo sapete, gli studi zooprofilattici attingono le risorse direttamente dal ministero, mentre invece noi dalla regione, e quindi praticamente spesso i rubinetti sono chiusi, e meno male che ci sono loro. Loro ci farebbero, Sergio, una genotipizzazione whole genoma, quindi dell'intero genoma batterico, con l'individuazione dei geni di resistenza. Questo dato tornerà in una prima fase a noi medici ospedalieri, clinici e laboratoristi, ma già nel 2027 probabilmente questi dati torneranno anche ai medici che agiscono sul territorio. E quindi avremo la possibilità, quasi in tempo reale, di avere il quadro epidemiologico della situazione abruzzese, con dei vantaggi incommensurabili per i clinici, ma soprattutto per i pazienti, che, lo voglio ricordare, rappresentano praticamente la nostra mission. Il medico deve essenzialmente, o chi lavora nell'ambito delle organizzazioni sanitarie, sapere che le strutture sono paziente centrico e non amministrativo centrico, perché purtroppo è così in tutta Italia, e la burocrazia ci attanaglia e poi facciamo tutte brutte figure, ma i primi ad essere additati come incapaci siamo noi medici. Grazie al dottor Fazzi, lo ringrazio doppiamente perché conoscevo i suoi impegni di stamattina, è stato nostro ospite tante volte, tornerà ad esserlo molto, molto, molto breve, molto presto, caro Paolo. Tiziano, Eugenio, a quest'ora sono stanco. Eugenio, come vedi, di cose da fare ce ne sono tante. Consentitemi un piccolo vezzo. Intanto io ringrazio tutti i relatori, i tanti relatori che ci hanno illustrato tutte le opportunità della telemedicina. Ringrazio voi, ringrazio anche coloro che ci sono stati, a partire dal magnifico rettore professor Stupia, Corino Testa, il sindaco Masci, il presidente Di Bartolomeo, Bernardino Fiorilli, insomma tutti. Ringrazio voi, ringrazio Teleabruzzi, Damaso Dell'Elce e Guido Scurti. Vi ricordo che questo evento rimarrà sul nostro canale YouTube e sulla pagina Facebook. Vi invito a iscrivervi, potrete trovare tutte le trasmissioni e non solo quelle relative alla telemedicina. Vi ricordo per l'ennesima volta che il prossimo appuntamento della telemedicina è per l'11 luglio, la diretta a partire dalle 21. Consentitemi, faccio un passo indietro di 30 anni fa. Mia moglie dice che io sono un presuntuoso, ma io sono un presuntuoso buono. Consentitemi un piccolo vezzo. Io sono particolarmente fiero. Chi mi conosce sa che, dottor Fazzi lo sa, abbiamo fatto trasmissioni sulla sanità per 3 anni, gratis, mettendo a disposizione dei nostri telespettatori i migliori medici professionisti in circolazione, perché fare comunicazione significa, se parli di salute e di sanità, significa far parlare loro, non politici, filosofi o giornalisti. Ma consentitemi di essere particolarmente fiero, orgoglioso di tutti noi di Teleabruzzi per aver saputo creare un evento del genere insieme all'ITIM, al presidente di ITIM, dottor Sergio Bella. Grazie a tutti quanti voi, ma lo ripeto e concludo: questo deve essere necessariamente il primo tassello. Da mercoledì, caro dottor Steccia, Marco Donatelli, Alessandro Della Sciucca, dottoressa Giannuzzi, tutti quanti voi, Federica Cantò, i politici per conto loro, ognuno di noi dovrà metterci del suo, perché questo per tutelare meglio la salute dei cittadini abruzzesi. La salute non ha prezzo. Grazie a tutti. We'll be right back.